sarebbe andato tempo a tutti coloro i quali volevano connettersi sin dall'inizio di avere questa possibilità. Rinnovo quindi il mio benvenuto, il mio buongiorno a tutti voi che siete qui in questo primo evento dell'anno 2021. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Vedo che c'è ancora qualcuno che ha qualche difficoltà eventualmente nel sentire. Stefano, ad esempio, già Stefano Marino ha alzato la mano. Ci sono delle difficoltà di audio? Fede, tu mi senti? Io ti sento sì, forte e chiaro. Sì, anch'io. Allora, probabilmente le problematiche sono dovute al computer locale delle persone. Quindi vi suggerirei magari o di cambiare i dispositivi di comunicazione, non so, le cuffie, piuttosto che provare a riavviare la vostra partecipazione all'evento. Ovviamente vi faremo entrare nuovamente. Ok, perfetto, nessun problema. Quindi insomma, direi che bene o male mi sembra che ci siamo tutti, siamo tutti pronti per poter incominciare. E quindi, ammettendo anche le ultime due persone che sono ancora in sala d'attesa, rinnovo a tutti il mio buongiorno. Non voglio ovviamente rubare via del tempo al nostro relatore che oggi ci inaugura l'anno 2021 di questo ciclo di eventi. Mi permetterò però solo di dedicare qualche minuto nuovamente a una breve introduzione sul perché ci sono questo ciclo di seminari e soprattutto su come poi poter interagire con il relatore o come poter iscriversi per i prossimi seminari. Vi condivido brevissimamente lo schermo con la presentazione che magari alcuni di voi avranno già visto, solo perché è molto più semplice e credo anche più proficuo poter dare un occhio tutti assieme a questo, diciamo, a queste poche slide. Perché questo? Perché ovviamente, ed soprattutto se non avete seguito i seminari, esiste questo ciclo di seminari e vengono organizzati dall'Associazione Ambiente che ha origine nella degli anni 200 ed è un'associazione culturali senza scopo di lucro e che opera delle geoingegnerie ambientali. Paolo? Paolo? Penso che sia perso Paolo. Abbiamo perso Paolo. Eccomi, scusate. Sì. Si sentiva scusate, male. Mi risentite adesso? Sì. Ora si sente molto male. Pardon, vi chiedo scusa. Ok, allora a questo punto non utilizzerò la presentazione onde evitare di appesantire la connessione, non vorrei crearvi ulteriori problemi. Quello che vorrei tuttavia dirvi è che ovviamente questo ciclo di eventi nasce dalla collaborazione delle due associazioni GEAM e GFOS.it. GEAM è l'associazione di geoingegneria ambientale e mineraria, georisorse e ambiente, che ha come obiettivo principale appunto la promozione di queste tematiche. Assieme all'associazione GFOS.it, che invece è un'associazione molto più recente, che è stata fondata nel 2007, è un'associazione no profit di promozione sociale, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo, la diffusione e la tutela del software per l'informazione geografica libera, esclusivamente in modalità libera ed open source. Ad oggi l'associazione conta circa 80 soci e 800 utenti più o meno registrati alla lista di discussione pubblica. Uno dei nuovi, diciamo, dei nuovi soci è proprio il relatore di oggi, che è Antonio Cotroneo, che introdurrò poi al termine di questa brevissima presentazione, perché ci aprirà
un mondo sull'utilizzo di questi software free ed open source in merito all'analisi idraulica, idrologica e al loro utilizzo e interfacciamento con software GIS, quindi sistemi informativi geografici. L'idea di questa serie di workshop, che abbiamo chiamato workshop spaziali, nasce, diciamo, dalla voglia di andare ad approfondire, a raccontare, a spiegare, a incuriosire quante persone vogliono partecipare a questi eventi e vogliono essere un modo per poter avvicinare anche persone magari che non sono proprio addette ai lavori, tali persone al mondo del software geografico free open source. Questi workshop sono iniziati nel novembre del 2020 e andranno avanti per il primo semestre del 2021 fino a maggio. Quello che vi suggerisco di fare ovviamente è di andare a controllare sul sito di GFOS e sul sito di GEAM quali sono gli eventi calendarizzati qualora non lo aveste ancora fatto. Vi ricordo che gli eventi sono gratuiti per tutti, ma è necessaria una registrazione, quindi lasciarci i vostri nome e cognome, l'indirizzo email, affinché noi vi possiamo mandare il link. Il link vi viene sempre mandato il giorno prima o al massimo il giorno stesso, in funzione anche della numerosità delle persone che oggi si vogliono partecipare a questi eventi. Ovviamente non potendoli svolgere in presenza siamo, diciamo, gioco forza, obbligati ad utilizzare delle piattaforme. Queste piattaforme ad oggi, che si sono, diciamo, rivelate le più performanti anche per poter contenere un numero di utenti pari a quelli di oggi. Oggi, vi ripeto, ci sono circa 300 iscritti a questo webinar. La piattaforma scelta è una piattaforma che non è open source, ma che ci viene messa a disposizione dal Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto dell'Università di Padova. Per cui, ovviamente, un ringraziamento speciale va a loro per questa loro disponibilità, così come un ringraziamento particolare va al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, perché hanno supportato sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista, diciamo, proprio pragmatico con diciamo, il supporto per poter svolgere tutti questi cicli di eventi. Vi ricordo che ovviamente quello che vi chiediamo è di essere ovviamente proattivi durante il webinar, facendo domande, potendo ovviamente interagire con il relatore. Per una migliore fruizione e una semplicità di comunicazione, vi chiederemmo di fare le domande in chat. Noi ovviamente le raccoglieremo e le porremo al relatore, in modo tale da non frammentare troppo la chiacchierata. Ovviamente vi chiediamo non solo di interagire, ma anche di cercare di farci pubblicità e, sempre sul sito di gfos.it, di lasciarci un vostro feedback in merito non tanto alla capacità del relatore, sulla quale non abbiamo certo dubbi, ma sui vostri opinioni o commenti in merito a questo ciclo di eventi, ok? All'evento stesso o al ciclo di eventi. Le opinioni sono ovviamente in modalità anonima, se volete potete anche firmarvi, ma per motivi di privacy ovviamente è tutto, diciamo, si garantisce sempre l'anonimato delle persone. Vi ricordo anche che, appunto, se vi piacciono questi eventi, vi chiediamo di farci pubblicità, quindi di condividere questi eventi con i vostri amici, colleghi, conoscenti, e se potete di iscrivervi a una o a entrambe le associazioni, l'associazione GEAM, l'associazione GFOS.it, o anche facendo delle donazioni come supporto per far sì che ci siano non solo queste attività, ma perché si possa sempre andare a migliorare e ad incrementare le potenzialità dei software che cerchiamo di promuovere e di far, diciamo, far vedere durante questi seminari. Sui sito trovate ovviamente tutte le informazioni per rinnovare le vostre iscrizioni e donazioni. Vedete che nella chat Federico, che ringrazio sempre per il suo supporto preziosissimo, vi ha inserito anche il link per poter fare una donazione a gfos.it tramite PayPal.
Quindi ovviamente vi chiediamo di supportarci, vi ricordo che entrambe le associazioni sono senza scopo di lucro, per cui tutto quello che viene incassato viene reinvestito nelle tematiche proprie di queste associazioni, per cui non essendoci scopo di lucro nessuno ci guadagna, così come non ci guadagnano i relatori, che ovviamente sono soci dell'associazione gfos.it e mettono a disposizione non solo il loro tempo, ma anche le loro competenze, la loro passione, per poter effettuare, insomma, per poterci rendere partecipi delle loro conoscenze. Il relatore di oggi è Antonio Cotroneo, che è un ingegnere civile, che ringrazio già sin d'ora per la sua disponibilità, perché ci presenta un evento che è intitolato GIS applicato all'idrologia. Questo perché? Perché l'utilizzo dei GIS oramai è fondamentale in tantissimi campi, e uno di questi è proprio quello delle applicazioni idrologiche. Quello che lui ci vorrà far vedere, poi lascerò la parola a lui che ce lo spiegherà sicuramente molto meglio di quanto sto facendo io adesso, è quello di andare a far vedere come, partendo dai dati morfologici che sono ricavati in ambiente GIS, si può andare a riprodurre eventi meteorologici, e focalizzerà l'attenzione su un caso studio specifico di un bacino in provincia di Crotone durante un evento particolarmente interessante del novembre 2020. Antonio è un ingegnere civile, ha una specializzazione in idraulica, è un consulente di enti pubblici e di enti privati, ci racconterà anche tutte le sue attività che sono a corollario della sua professione, perché ci parlerà anche di libri che scrive e dove possiamo trovare una parte di quello che oggi ci racconterà di persona. Per cui io mi taccio, perché ho già parlato fin troppo, lascio la parola ad Antonio. Vedo che c'è Raffaele che ha la mano alzata, non so se è un errore o se è tutto a posto. Tuttavia vi ricordo già sin d'ora cortesemente di mettervi in muto e di disconnettere la webcam, per cortesia. Il webinar, vi ricordo che è registrato, quindi partecipando al, diciamo, questo webinar, voi date il consenso affinché possa essere registrato ed eventualmente potrebbe comparire durante la registrazione il vostro nome e il vostro cognome. E vi ricordo anche che questi webinar verranno poi resi disponibili sul canale dell'associazione. Ci stiamo attivando per rendere disponibile non solo questo evento, ma anche gli eventi che si sono già tenuti e quelli che si terranno, in modo tale da far sì che chi non riesce a poterlo seguire tutto per tutto il tempo possa poi seguirlo in un secondo momento. Vi ricordo che alcuni incontri che si terranno sono anche approvati, tra virgolette, dall'ordini professionali degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dall'ordine dei geologi, e quindi rilasciano i crediti formativi professionali. Se volete i crediti formativi, ovviamente è previsto un contributo economico che ovviamente viene poi sempre reinvestito nelle tematiche proprie dell'associazione. Detto ciò, credo, spero di aver detto tutto, non voglio rubare ulteriore tempo ad Antonio, io mi metto muto come voi e lascio la parola a lui che ci racconterà sicuramente cose molto interessanti. Okay? Per qualunque cosa ovviamente siamo sia io che Federico a disposizione, tolgo la webcam anch'io per non appesantire troppo la connessione. Grazie Paolo, mi sentite tutti? Spero di sì, metto in condivisione il mio schermo. Ti vedono le slide? Perfetto. Sì, grazie. Sì. Grazie. Perfetto. Allora, grazie innanzitutto a Paolo, a Federico e anche a Stefano Campus che mi hanno dato la possibilità di presentare questo webinar workshop. Perché dico workshop? Perché nella seconda parte, dopo questa presentazione che è di circa 100 slide, vedremo insieme un'applicazione pratica relativamente all'utilizzo di Saga GIS. In particolare, partendo da un DTM 10 metri di risoluzione, vedremo insieme, in prima battuta, come diciamo l'utilizzo base del software,
poi come creare shape file poligonale, e vedremo alcune cose per quanto riguarda la creazione di mappe come pendenza, aspetto, curvatura, curve di livello e così via. Allora, per chi non mi conoscesse, metto un attimino, ok, perfetto. Mi chiamo Antonio Cotroneo, sono ingegnere civile e ambientale con la passione per la modellazione idraulica. La passione della modellazione idraulica nasce durante la mia tesi di laurea di circa 8 anni fa, durante la quale ho conosciuto per la prima volta i software ECRAS ed ECHMS. Da allora mi sono appassionato anche, possiamo dire, per necessità dell'utilizzo dei GIS. Devo dire che questi sistemi informativi mi hanno particolarmente non soltanto aiutato nella professione, tenere presente che io se non devo realizzare, personalmente, se non devo realizzare particolari costruttivi, non passo mai dal CAD. Quindi parto, ad esempio, se devo fare uno studio idrologico idraulico, parto dal DTM, dal quale mi ricavo il bacino idrografico, curve di livello e così via, determino tutti quelli che sono i parametri geomorfologici del bacino stesso, e successivamente, dopo aver fatto lo studio idrologico, si passa allo studio idraulico ed infine alla creazione delle mappe in ambiente GIS. Quindi io ormai il CAD l'ho praticamente eliminato. Molte volte ho difficoltà con alcuni colleghi, soprattutto magari quelli un pochino più non particolarmente che non conoscono questi sistemi informativi, che non conoscono quindi particolarmente questi sistemi informativi, a far entrare nelle mentalità, nei vantaggi di quale è l'utilizzo del GIS rispetto al CAD tradizionale. Alcune di queste cose le vedremo insieme durante questa presentazione. Allora, per chi volesse conoscere i miei contatti, li può trovare sul mio sito www.cotroneoingegneria.it. Ho il piacere di conoscere molti di voi, sia perché hanno partecipato a corsi di formazione sull'utilizzo di ECRAS, sia perché sono iscritti ai miei canali o alla newsletter. A proposito di questo, no, prima qui vi faccio vedere alcuni lavori che ho fatto molto recentemente relativamente alla modellazione idrologica e idraulica. Questo è il fiume Simeto, in provincia di Catania. Tenete presente che il bacino del Simeto è circa 4.200 km quadrati ed è il bacino più grande della Sicilia. Per questo bacino sono stato incaricato da una società privata, a studiare quelli che sono i valori dei battenti idrici e delle velocità in corrispondenza di quell'area che vedete all'interno del poligono in rosso. Quindi sono partito, le faccio vedere qui, da quello che è il bacino idrografico. Tenete presente che qui c'è un'altra porzione di bacino, un altro affluente, che non ho avuto la necessità di considerare. E quindi l'area di oggetto di studio è più o meno dove c'è il mio cursore. Quindi tenete, partendo dal DTM, fornito credo a 10 metri di risoluzione. Andrebbe bene anche il 20 metri, anche per il 40 per un bacino di questo genere. Questo è il vulcano Etna. Quindi, partendo da questo DTM, ho ricavato in ambiente GIS quello che è il bacino idrografico. Questi che vedete qua sono sottobacini, perché da un punto di vista idrologico ho dovuto scomporre il bacino in più sottobacini, perché era particolarmente esteso. Immaginate se avrei dovuto fare tutto questo lavoro su un CAD o di una classica cartografia in DXF. Sarebbe veramente un lavoro molto dispendioso in termini di tempo. Quindi, una volta ricavato il bacino, questo che vedete qui è la carta dell'uso del suolo, le varie categorie secondo la classificazione di Corinne Lander 2. E anche questa è un'applicazione particolarmente utile per utilizzando i sistemi GIS. E qua ho ricavato per le varie stazioni, ad
ad esempio Mistretta, Caronia, Cesarò, Maletto e così via, Lingua Grossa, Etna Nord, sempre in ambiente GIS, mediante un comando specifico che è disponibile ad esempio all'interno di QGIS, quelli che sono i poligoni di Tizen o i poligoni di Voronoi, in funzione delle quali per ogni altezza di pioggia e per ogni, diciamo, area di influenza ho ricavato le altezze di pioggia finali. Questo per quanto riguarda, diciamo, il bacino del Simeto. Un altro recente studio che ho fatto è una modellazione bidimensionale del fiume Adda, per il quale ho dovuto analizzare quelle che sono sempre i valori dei tiranti idrici e i valori dei tiranti idrici e delle velocità all'interno del fiume Adda. Naturalmente, Paolo, vedo che lampeggia ogni tanto in chat. Se ci sono domande oppure come preferisci fare, non avrei neanche problemi a interrompere. Se ci sono domande specifiche, oppure forse è meglio, dato il numero di partecipanti, di arrivare in un punto e fermarci, e poi come preferisci. Ma guarda, io direi, tu vai tranquillo, se c'è qualcosa specifico su una slide mi permetto di interromperti. Ok, va bene, altrimenti grazie. Magari grazie. Le raccolgo e poi te le faccio in un momento che tu ritieni opportuno fare una parte. Naturalmente ci sono problemi tecnici, così interrompermi in qualunque momento. Certo, perfetto, grazie mille. Grazie, procedo tutto. Allora, altre cose che vi volevo segnalare prima di partire con la presentazione vera e propria, molti di voi conoscono il mio canale YouTube Modellazioni Idrauliche GIS, che ho aperto circa un anno e 3 mesi fa, nel quale trovate tutta una serie di tutorial sull'utilizzo di ECRAS anche relativamente a quello che è i sistemi GIS. Trovate anche qualcosa già per saga. Non pubblico generalmente niente su QGIS, perché su QGIS è chiaro che trovate molte cose molto più interessanti di quello che riesco a realizzare io. Quindi potete scrivere tranquillamente, potete disattivare le notifiche, tanto non pubblico un video ogni giorno, diciamo che devo comunque cercare di interfacciarmi con quella che è la mia attività professionale, quindi con un pochino di spazio lo dedico al canale YouTube. Inoltre, invece, vi invito, per chi ha Telegram, a iscrivervi al canale Telegram Modellazioni Idrauliche GIS. Durante la prima pausa magari vi posterò tutti questi link, al gruppo ECRAS Italia su Facebook, che ho aperto circa 6 anni fa e che è arrivato a quasi 2630 iscritti, e infine alla mia newsletter. E molti di voi sono iscritti alla newsletter, infatti sono venuti a conoscenza di questo evento tramite le mail che avevo mandato circa 2 anni fa. Allora, inoltre e infine, vi volevo fare presente che dal 18 dicembre è disponibile il mio nuovo libro sull'utilizzo di ECRAS motovario, che trovate attualmente scontato del 30% rispetto al prezzo iniziale. Questa non è una scelta mia, ma è stata proprio di Amazon, perché Amazon nelle prime settimane mette in scontistica questo libro, quindi basta andare su Amazon e scrivere ECRAS motovario. Mentre il mio primo libro, che ho pubblicato nel marzo del 2018, quindi quasi 3 anni fa, è sull'utilizzo di ECRAS base su ECRAS moto permanente. Per ECRAS moto permanente sono già arrivato a quasi 400 vendite, quindi diciamo ho avuto una buona risposta, mentre ECRAS motovario ho già superato le 100 copie. Tenendo presente questo, possiamo passare alla presentazione di questo evento. Farò vedere quali sono le principali applicazioni GIS per l'idrologia. Parleremo del rapporto di evento del 21 e 22 novembre 2020 all'interno del fiume Esaro in provincia di Crotone, come diceva giustamente Paolo prima. Farò vedere alcune cose per quanto riguarda il GIS, le applicazioni GIS relative a questo bacino idrografico, e infine, brevemente,
parleremo di quello che è l'evento idrologico del fiume relativamente a questo evento. Infine, dopo questa fase di presentazione, come dicevo prima, farò vedere qualcosa sull'utilizzo di un software che non è conosciuto come QGIS, ma che io preferisco per molte applicazioni territoriali, che è SagaGIS. SagaGIS è un software open source, quindi diciamo lo potete scaricare liberamente e presenta spesso nuovi comandi, nuove funzioni, anche se l'interfaccia iniziale può essere difficoltosa per chi magari è abituato con QGIS. E infine parleremo di presenterò alcune applicazioni relativamente ai dati raster, quindi relativamente ai dati DTM. Allora, quali sono i software GIS che sono utili per le applicazioni territoriali? Sicuramente QGIS, che io utilizzo soprattutto per la fase di editazione, che è un'interfaccia intuitiva ed è tradotto in lingua italiana, a differenza invece di Saga e di Grass, alcune funzioni sono in italiano, comunque diciamo QGIS è interamente tradotto in lingua italiana, almeno l'interfaccia principale. Per quanto riguarda i vantaggi, come dicevo, di questo software, sono l'interfaccia intuitiva, costantemente implementato, quindi escono particolarmente molti plugin anche relativamente alle applicazioni GIS relative all'idrologia e all'idraulica, facilità di editazione, integrato con altri software, perché tenete presente, e lo vedremo anche questo, che SagaGIS può essere utilizzato anche con QGIS, però non tutti i comandi sono disponibili in QGIS, anche se il buon Salvatore Fiandaca è riuscito ultimamente, poi magari vediamo se riusciamo a condividerlo, a mettere in comunicazione totale questi due software. Per quanto riguarda un altro software molto interessante, GrassGIS. GrassGIS sicuramente è il più difficile da comprendere per mente, tuttavia molto potente anche come in termini di disponibilità di plugin e di funzioni relativamente alle applicazioni territoriali. Non ha grandi possibilità, grandi plugin o grande flessibilità nell'andare a editare shapefile. La stessa cosa più o meno di SagaGIS. Tuttavia per le applicazioni territoriali come SagaGIS, per le analisi statistiche sono molto potenti. Anche GrassGIS può essere interfacciato con QGIS. SagaGIS è personalmente il mio software preferito, almeno per quello che sono le attività di mia competenza. È molto potente per quanto riguarda la gestione del raster, è anche molto veloce e stabile per quanto concerne ad esempio funzioni di clip, di unione e così via. Continuo aggiornamento dei tools, escono ogni 3-4 mesi nuovi tool che vengono caricati direttamente nell'interfaccia principale, interfacce e interpolazioni spaziali avanzate, ed è molto utile anche per quanto riguarda la gestione dei dati LIDAR. Come dicevo prima, uno dei principali svantaggi è che non ha grandi possibilità, grande flessibilità nell'editazione di shapefile. Allora, quali sono i vantaggi per quanto riguarda il GIS applicato all'idrologia e successivamente anche all'idraulica? Innanzitutto la possibilità di ricavare con pochi passaggi bacini idrografici, partendo da un modello digitale del terreno, e infine di calcolare quelli che sono i parametri utili per gli studi per gli studi idrologici, come ad esempio la superficie, l'altezza media del bacino, l'altezza massima del bacino e così via, come altre funzioni, ad esempio quelle di creare le curve di livello con pochi passaggi.
Allora, ora qui vi parlerò di SagaGIS. SagaGIS, come dicevo prima, nasce inizialmente come software solo per le applicazioni territoriali. È un software open source, quindi anche in questo caso per chi volesse contribuire sono ben accette quelle che sono le donazioni, dato che tutti coloro che stanno dietro all'implementazione di questi software, di questi plugin, che come vi dicevo prima sono le implementazioni sono nell'arco di un abbastanza veloci, quindi ci danno la possibilità di lavorare, così possiamo dire, gratuitamente, però dal nostro punto di vista è giusto che possiamo contribuire in minima parte, naturalmente se possibile, allo sviluppo di questi software, sia per SagaGIS, per QGIS, per GRASS e così via. Allora, all'interno del sito di Saga sono disponibili tutte, dove vedete qua Saga 7, nell'ultimo anno sono state pubblicate parecchi aggiornamenti, parecchie versioni meglio del software Saga, c'è anche una documentazione demodata, quindi vi invito a dare un'occhiata a tutta questa. Ci sono anche tutorial relativamente a SagaGIS. Ecco qua, per esempio, vedete come se prendiamo l'arco di tempo praticamente di un anno, quindi dal 19/12/2019 al 17/12/2020 sono state pubblicate tutte questi aggiornamenti relativi a Saga. Generalmente non c'è un grande stravolgimento rispetto a quelle che sono le versioni precedenti, tuttavia ci sono sempre delle migliorie, anche la soluzione di quelli che sono bug relativamente ad alcuni tool. Come dicevo prima, in questa cartella che ho qua, Saga Documentation, sono disponibili tutte questi tutorial, questi dati e così via. Ad esempio, sotto demo data, mi sembra, ci sono tutti questi presentazioni relativamente a Saga. Allora, come è organizzato Saga? Io qua ve lo faccio vedere brevemente, poi naturalmente lo vedremo in dettaglio successivamente. SagaGIS ha questa lista dei comandi qua a sinistra. Naturalmente questi comandi, basta cliccare su più, si aprono dei sottocomandi. Queste sono le funzioni principali, i comandi principali. Poi la finestra di destra è quella principale dedicata alla visualizzazione dei layer. Il browser per il caricamento dei file in basso a sinistra e infine l'elenco delle operazioni, delle esecuzioni e degli eventuali errori. Allora, in questa immagine potete vedere un esempio di SagaGIS relativamente a quelle che sono la creazione di tutte queste mappe qui, come slope, flow direction, watershed basins, carta delle pendenza dell'aspetto e così via. E infine abbiamo qua la parte relativa ai poligoni, agli shape file. Oltre a quelle comandi che vi ho fatto vedere in presenza, sotto geoprocessing sono disponibili altri comandi, o meglio sono nella lista di prima sono disponibili tutti i comandi, mentre sotto geoprocessing sono presenti quelli che sono i comandi principali. Questi relativi al grid qui, nella slide precedente, questi relativi ad esempio agli shapefile. Ora, per quanto riguarda... un'altra funzione molto interessante è quella di, soprattutto quando si lavora con dati raster, è quella di visualizzare e di eventualmente estrarre, cosa che vedremo successivamente, quelli che sono i valori ad esempio i valori di elevazione di un DTM. Basta cliccare, una volta cliccato sul raster, andare sotto settings, scegliere show cell values
e in automatico il programma vi riporta quelle che sono i valori di elevazione relativamente a quel raster. Qua una visualizzazione di 3D che anche in Sagagis è particolarmente interessante, particolarmente stabile, di un DTM. Allora, come dicevo prima, ora entriamo maggiormente in dettaglio su quelle che sono le applicazioni sui dati raster. Partendo da un modello digitale del terreno, è possibile ricavare in ambiente GIS curve di livello, ombreggiatura, pendenza, rete idrografica e bacino idrografico e altre applicazioni che vedremo anche queste successivamente. Allora, SagaGIS presenta molte funzioni per quanto riguarda le analisi territoriali. Ad esempio, sotto Channels abbiamo tutte quelle che vedete listate qui. Sotto idrologia abbiamo queste. Molte sono, diciamo, vengono richiamate, tuttavia ci sono magari per ottenere, non lo so, la flow accumulation, molte volte ve li trovate in comandi differenti, perché magari il tool richiede l'utilizzo di dati diversi. Sotto Lighting Visibility è possibile ad esempio creare con Analytical il scenico, quella che è l'ombreggiatura e altri fattori relativamente sempre a dati raster. Poi altre funzioni sono su Shapes, sotto Shapes Grid Tools. Ok, allora qui vediamo quelle che sono le curve di livello. Naturalmente quando voi create le curve di livello potete scegliere quello che è lo step di creazione di queste curve di livello. L'ombreggiatura, che è l'ombreggiatura che si ottiene dal raster iniziale, nella quale si simula la presenza di una sorgente luminosa posizionata in una precisa posizione rispetto al suolo. Queste carte sono particolarmente utili se sovrapposte, generalmente in trasparenza, rispetto al raster iniziale, in quanto consentono di comprendere in modo più dettagliato la morfologia del territorio. Vedete qui, questa è l'ombreggiatura, se sovrapposta a quello che è, cioè ho creato questo ombreggiatore qui che ha questi colori in grigio, diciamo in scala di grigio, se così possiamo definire. Poi, se si sovrappone, come fate come può essere fatto ad esempio in QGIS, a quella che è il dato iniziale e si imposta la trasparenza, si vede meglio. Ad esempio, questo è un bacino idrografico, vedete qua, questa linea qui rappresenta il limite del bacino idrografico. La pendenza invece è uno dei parametri più importanti per gli studi idrologici relativamente ai bacini idrografici, in particolare perché influenza quello che è il tempo che il volume di pioggia di massa in superficie impiega per raggiungere la sezione di chiusura del bacino stesso. Qua vedete una carta della pendenza. Poi, per quanto riguarda l'area idrografica e il bacino idrografico, questi possono essere creati sempre, io consiglio SagaGIS per la creazione di diciamo questi elementi direttamente partendo da un DM a una buona risoluzione. Quando parlo di buona risoluzione tenete presente che per un bacino idrografico è inutile utilizzare, non lo so, 2 metri o 1 metro, va bene anche a partire da 10 metri fino a 40 metri, anche diciamo per i bacini più importanti anche 75 metri. Generalmente consiglio tra i 10 e i 40 metri come risoluzione del raster per la creazione del bacino idrografico. Naturalmente stiamo parlando di un bacino abbastanza esteso. È chiaro, più il bacino è piccolo, più magari serve una risoluzione più bassa, ad esempio 5-10 metri. Allora, ora, come vi dicevo in presentazione, andrò a presentare quella che è la riproduzione dell'evento idrologico del fiume Esaro e farò vedere quali sono stati i passaggi per
la definizione di quella che è la portata di piena misurata in corrispondenza del ponte San Francesco all'interno della città di Crotone. Perché dico il ponte San Francesco? Perché lì era posizionato un idrometro per il quale ho fatto richiesta di quelle che sono i livelli misurati. Tuttavia, per questi livelli misurati avevo i livelli ma non avevo le portate, quindi dopo aver ricavato i dati pluviometrici ho dovuto costruire quella che è la scala di deflusso in corrispondenza di questo idrometro e infine tramite il software HHMS, per il quale vi parlerò a breve, ho riprodotto l'evento di pioggia calibrato, diciamo, in corrispondenza del ponte San Francesco. Allora, il rapporto di evento, questo qua è pubblico, quindi partendo da questo rapporto di evento ho considerato, cioè, o meglio, vi faccio vedere prima, diciamo, quali sono le stazioni di pioggia in corrispondenza tra le province di Crotone e Cosenza. Ho preso questi dati pluviometrici, anche se effettivamente alla fine ho considerato soltanto quelle che sono le quattro stazioni che vedete qua in basso. Quindi l'evento è stato particolarmente importante. Vi faccio vedere ora le massime altezze di pioggia ovviamente è un'ora, tre ore, questi sono espressi in millimetri, sei ore, 12 ore e infine 24 ore. Vedete qua valore di quasi 300 mm in corrispondenza dell'idrometro di qual era? Di Giron Marin. Ok. Ovviamente forse non era Giron Marin, ho sbagliato qui, era proprio era di Giron. In questa tabella invece vedete che ho estratto da quello che è il rapporto di evento, vedete quello che sono i tempi di ritorno relativamente a queste stazioni pluviometriche. Ad esempio qui nella stazione di Crotone vedete quasi un tempo di ritorno maggiore di 300 anni. Tenete presente che queste sono due analisi statistiche con due metodi diversi, quindi il metodo di Campbell, che è molto conosciuto, e poi il metodo di Tichev, quindi possono dare origine a a tempi di ritorno differenti. Allora, qui vi ho riprodotto semplicemente la slide di prima. Allora, questo è il bacino idrografico del fiume Esero di Crotone, che non è un bacino particolarmente esteso, quindi ha una superficie di circa 110 km quadrati, qui è chilometri quadrati, perdonate, poi la correggo, chilometri quadrati naturalmente, lunghezza dell'asse principale di 19 km, la pendenza media dell'asta principale è spesso in metri su metri di 0.00620, l'altezza, l'altitudine massima di 248 metri sul livello medio del mare, l'altitudine media di 106 metri sul livello medio del mare e l'altezza minima di 0, perché finisce qui alla quello che è corrispondenza del diciamo del mare. Qui quello che vedete in bianco è la rete idrografica, sempre gravata in ambiente GIS. Questa è una visualizzazione 3D presa da questo punto, quindi presa dal mare. Questa l'ho creata con SagaGIS. Questa è la carta della pendenza. Tenete presente che la pendenza può essere espressa in gradi, in percentuale, in gradi in percentuale oppure in radianti. Queste sono le varie, diciamo, classi di pendenza. Cioè la gradazione più scura, tendente all'arancione rosso, la pendenza è maggiore. Come vi dicevo prima, per riprodurre l'evento idrologico ho dovuto considerare questo idrometro che si trova in corrispondenza del ponte di San Francesco, vedete qua la stazione, per la quale avevo a disposizione quello che erano i livelli idrici misurati da questo idrometro a ultrasuoni.
Quindi no, ho dovuto tenere presente che qua il bacino Esero e il bacino dell'Esero ha un affluente in sinistra idraulico che è il Papanicio, Papaniciaro, quindi non l'ho considerato nell'evento meteorologico. Ho dovuto ridurre il bacino idrografico a questa linea che vedete poi qua in nero tratteggiato, quindi il bacino idrografico aveva una dimensione di circa 93 km quadrati. Partendo da questo e considerando queste quattro stazioni pluviometriche, che sono Papanice, Crotone, Salica e Cutro, che sono quelli influenti sul bacino, in funzione di diverse percentuali di influenza, ho considerato quindi quelli che sono i pluviogrammi. Questo è qua, la misurazione è iniziata alle ore 00 del 21 novembre fino alle ore 8 del 22 novembre. Quindi qua abbiamo pluviogrammi particolarmente importanti, corrispondenza dell'abitato di Crotone, per fortuna dico io, perché l'evento, diciamo, essendoci un evento o un dei venti in questa direzione ha influito più in quest'area qua, e infatti ve la faccio vedere meglio nella mappa qui. Considerate che questi millimetri che trovate qui sono relativi a tutto l'evento, quindi non a 24 ore. Vedete come la parte in rosso è quella dove le altezze di precipitazione sono state maggiori, quindi diciamo che tutta questa parte tra il rosso e il blu è stata quella più interessata dall'evento piovoso. Avessimo avuto questi valori 304 mm qui sarebbe stato veramente un problema per la città di Crotone. Allora, questo per quanto riguarda la parte relativa all'introduzione. Ora, per chi non conosce bene l'idrologia, l'idrologia è essenzialmente costituita da può essere definito meglio un ciclo idrologico che parte dall'oceano, dove per effetto della condensazione la precipitazione, le nuvole vanno a scaricare, idealmente, naturalmente, perché piove anche in pianura, è chiaro, la precipitazione all'interno del bacino idrografico. Questa precipitazione in parte naturalmente si infiltra nel terreno in funzione di le caratteristiche del terreno stesso. È chiaro che all'interno di un'area urbana la precipitazione rimane tutta, quasi tutta in superficie. Una parte si infiltra nel sottosuolo e raggiunge l'oceano successivamente, una parte viene accumulata all'interno di laghi e una parte invece, che è quella, la parte che interessa, diciamo, chi si occupa come di me di idrologia, scorre attraverso quello che è il canale principale, attraverso quel canale principale del corso d'acqua verso valle, dando origine molto spesso, come potrebbe accadere, a eventi alluvionali. Quindi essenzialmente si fa riferimento a quelli che sono gli afflussi e i deflussi. In idrologia gli afflussi sono essenzialmente costituiti dalla precipitazione caduta all'interno del bacino idrografico, mentre i deflussi, come vi dicevo prima, rappresentano i volumi di pioggia che, al netto di quelli che sono i processi di infiltrazione, rimangono, qui lo devo correggere, rimangono funzione particolare di quelle che sono le caratteristiche del terreno. Successivamente, attraverso il corso d'acqua principale, questi defluiscono verso valle. Il processo di calibrazione, e anche qui vi incoraggio i colleghi a effettuare, se possibile, modelli idrologici o eventualmente idraulici calibrati, consiste essenzialmente nell'andare a ottenere i livelli idrici o di conseguenza le portate in funzione dell'evento meteo considerato all'interno di un preciso arco temporale. Essendo disponibili
in corrispondenza dell'idromeo di Ponte San Francesco, i livelli idrici misurati, è stato necessario determinare quella che è la scala di deflusso, che riporta graficamente quelle che sono le portate in funzione di questi livelli idrici misurati. Questa è la scala di deflusso a Ponte San Francesco. Tenete presente che, come riportato nel rapporto di evento, il valore che vedete qui, ad esempio 4,87 metri, non è il valore sul livello medio del mare, ma il valore rispetto al talweg, cioè il valore più basso dell'albero. Quindi si è reso necessario ricostruire, partendo di questi livelli, un modello di scala di deflusso in maniera tale da ottenere per questo valore, in particolare a livello di picco, quello che è il valore della portata, per calibrare successivamente in HMS il modello idrologico. Allora, per fare questo, che cosa ho fatto? Per fare questo intendo la scala di deflusso, ho utilizzato il software ECRAS. ECRAS, per chi non lo conoscesse, è probabilmente il più conosciuto software a livello mondiale per le analisi idrauliche. È un software free ma non open source, perché fortunatamente il Corpo di Ingegneri degli Stati Uniti ha un team dedicato allo sviluppo di questo software. Probabilmente ricevono importanti contributi dal punto di vista dello Stato, da parte dello Stato, per sviluppare questo software. È un software, quindi vi ricordo, free ma non open source. Come ben sapete, la differenza, non sto qui a spiegarvela, è possiamo dire netta. Tuttavia, può essere utilizzato liberamente, quindi può essere scaricato liberamente da qualunque. Non funziona, l'unico limite è che non funziona con il Mac, mentre HMS ultimamente funziona anche con il Mac. Quindi per lavorare con ECRAS bene dovete utilizzare Windows. Io non ho il Mac, non l'ho mai utilizzato, so che c'è anche possibilità di andare a modificare, non lo so, installare, però non sono un grande esperto di questo tematiche qui, quindi non sto qui a tediarvi. Allora, qui brevemente vi faccio vedere come questa è la prima versione, se non sbaglio del 92, di ECRAS, che permetteva di realizzare soltanto simulazioni in condizioni relativamente a sezioni trapezie, mentre adesso con la versione beta, per il quale sono anche beta tester, collaboro per per trovare eventuali bug, eventuali errori nel software. In particolare in questa fase mi sto dedicando ad analizzare quello che è il trasporto solido bidimensionale, quindi mi sto dedicando a questo aspetto qui. Collaboro con Stanford Gibson e Alex Sanchez, mi hanno invitato a segnalare relativamente a progetti che ho sviluppato in passato per altri software, a utilizzare ECRAS, questa versione beta, per trovare eventuali problematiche. Allora, in ECRAS esiste un applicativo che si chiama RASMapper, che con questa ultima versione beta contiene molte altre funzioni GIS, che a proposito non l'ho riportato in questa slide, poi magari lo condivido dopo. Relativamente a ECRAS, scusate questa piccola divagazione, giorno 29 gennaio alle ore 18 terrò un webinar gratuito che sarà esclusiva per chi è iscritto in newsletter, quindi vi invito, se non l'avete ancora fatto, a farlo tramite la newsletter del mio sito, dove nell'evento di un'ora e circa vedremo insieme quelle che sono le nuove funzionalità con questa versione beta. Quindi l'ho dimenticato di mettere nella slide, tuttavia poi vi condivido la notizia. Naturalmente chi è all'interno dei miei canali già lo sa, e molti lo sanno anche già all'interno della newsletter. Quindi che cosa ho fatto? Qui vi faccio vedere brevemente che è possibile creare anche shapefile puntuali, poligonali di polilinea relativamente a qualsiasi layer, sempre in ambiente GIS.
Allora, ho costruito quella che è la scala di deflusso, quindi ho considerato circa 200 metri a valle e circa 300 metri a monte. Questo vedete qua in grigio è la pianta del Ponte San Francesco. Questa è una sezione, questo è il ponte. Ok, questa è la sezione del ponte. Quindi che cosa ho fatto? Ho considerato, mi sembra, un range che va con uno step dai 10 metri cubi al secondo fino ai, ai quasi 1200 metri cubi al secondo. Per ognuno di questa portata ho visualizzato quello che è il livello. L'ho riportato in un file Excel, che vedete qui, e tramite una polinominale di quarto livello ho costruito la scala di deflusso. Quindi sono riuscito a ottenere, per questo che è il livello, di 4,85 metri, ma non sul livello medio del mare, come vi dicevo prima, ma sul rispetto al punto più basso dell'alveo, la portata di circa 1010 metri cubi al secondo, che poi è circa confermata più o meno da quella che è stata la scala di deflusso, ovviamente un altro evento che mi è stata fornita dall'Arpagal. Quindi per questi 4,87 metri si ottengono circa 1010 metri cubi al secondo. Ora, che cos'è HKMS? HKMS, anche questo è un software free, gratuito, quindi disponibile dal Corpo degli Ingegneri degli Stati Uniti, che anche in questo, in particolare in questo ultimo anno, è stato molto implementato. Hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Sono un software che mi sorprende ogni volta che lo utilizzo. È un software per le applicazioni idrologiche, anche se ultimamente contiene qualche, nelle ultime versioni, con la versione 4.7, alcune funzioni anche per quanto riguarda l'idraulica. Qui vado velocemente, viene fornito dal Corpo Ingegneri degli Stati Uniti e consente di effettuare anche analisi di GIS, mentre prima era necessario utilizzare software esterni e a pagamento, come ad esempio GeoHKMS, non sbaglio si chiama così. Comunque era un applicativo che si utilizzava con ArcMap. Molto interessante a questo link che vedete qui, le funzioni, diciamo, sono in lingua inglese, però diciamo che non è stato sviluppato al momento in altre lingue. Ci sono molti tutorial, molte applicazioni, quick start guide molto utile, che mi invito a visualizzare e eventualmente a svolgere i tutorial che sono disponibili all'interno del sito. Quindi, come dicevo prima, ci sono tutorial e guide, molto utile anche l'application guide, e infine c'è la quick start guide per l'utilizzo di HKMS. Allora, questo è il modello idrologico, questo è il primo modello idrologico, perché poi l'ho dovuto tagliare qui a Ponte San Francesco in HKMS. Questa immagine ve la faccio vedere per spiegare com'è organizzato HKMS. C'è la finestra di destra, che è la finestra principale dove vengono utilizzati tutti i layer. Poi abbiamo la barra bassa per la diciamo tutte quelle che sono le note o le operazioni svolte dal software. La parte in alto a sinistra è dedicata a quelle che sono tutte i tools e le funzioni, e infine nella parte di destra è dedicata a quelle che sono la modifica rapida di alcuni parametri. Come vi dicevo prima, e questo è un tutorial che trovate sul sito di HKMS, è possibile creare anche la rete idrografica, bacini idrografici in ambiente GIS, che è stata particolarmente implementata con le ultime versioni. È possibile georeferenziare elementi.
cioè importare elementi georeferenziati. Per quanto riguarda invece le componenti, allora, è organizzato secondo quello che sono il basin model, cioè il modello del bacino, il modello meteorologico, il modello di controllo, cioè di inizio e di fine della simulazione, e infine quelli che sono i dati e i parametri inseriti sotto time series data. Ad esempio, per quanto riguarda il basin model, per un determinato studio idrologico va definito quello che è il metodo, ad esempio, di afflussi e deflussi, il metodo di provocazione dell'onda di piena e così via. Gli elementi disponibili al HMS sono il sub-basin, e ovviamente questo lo sto dicendo relativamente al basin model, il reach, che non è altro che il tratto del corso d'acqua, la junction, che è il punto di confluenza, eventuali, perché non è obbligatorio, reservoir, cioè l'invaso, o i laghi e così via, source, la sorgente, e infine il sink, che è eventuali pozzi. Per quanto concerne invece il modello meteorologico, per ogni elemento può essere, per ogni modello, non per ogni modello idrologico, può essere specificato ad esempio quelle che sono le altezze di pioggia, i livelli pluviometrici misurati e così via. Ora vedete come il modello meteorologico, ad esempio, all'interno del modello meteorologico possono essere applicate tutte queste, diciamo, questi dati, possono essere inseriti tutti questi dati. Questi sono, per il modello idrologico, il relativo metodo che può essere utilizzato, il metodo di afflussi e deflussi e così via. E anche per quanto riguarda il reach, il metodo cinematico, il metodo di lag, il masking change, normal depth e così via. Allora, come dicevo prima, il control model rappresenta semplicemente l'arco temporale da considerare per la simulazione idrologica e per il quale verranno anche visualizzati i risultati. Questo è il time series data, è il praticamente la cosa che vedete in questa immagine, l'altezza di pioggia accumulata durante l'evento. Questi sono altri parametri che possono essere utilizzati in HMS. Come vi dicevo prima, il modello idrologico è stato considerato all'interno del Ponte San Francesco, e questi che voi vedete, naturalmente vi ho riportato soltanto i parametri finali, sono i dati che ho utilizzati per la calibrazione. Vedete un curve number particolarmente elevato per ottenere quel livello. E infine qua abbiamo la stessa pioggia accumulata, e vedete che qui questo valore qui è il secondo picco, che equivale circa 2 metri cubi al secondo rispetto a questo picco che direttamente la scala comunque erano quei 4, cioè praticamente è la portata che corrisponde ai 4,87 metri che avevamo visto in precedenza. Infine, questa è l'ultima slide, la penultima slide, e gli strumenti GIS, in conclusione possiamo dire che risultano ormai di fondamentale importanza per l'idrologia applicata e anche l'idraulica, in quanto consentono di ottimizzare il processo, dalla creazione del bacino idrografico al modello idraulico e infine alla realizzazione delle mappe finali. Esistono molti software, sia open source che commerciali, che consentono tale applicazione, tuttavia io vi consiglio l'utilizzo di SagaGIS, in particolare di GrassGIS, anche se le tavole finali poi io le faccio anche con QGIS, perché il compositore di stampa, esiste un compositore di stampa di Saga, ma è veramente improponibile. Quello di QGIS invece è spettacolare. Grazie per l'attenzione e ho finito. Ora, Paolo, se ci sono domande... Allora, perfetto, benissimo, grazie Antonio. Rompo la condivisione dello schermo?
No, come vuoi, no, magari lascialo un attimo che okay. potrebbe essere utile per rispondere. Ci sono state un paio di domande, vado solo in ordine di come sono arrivate. Allora, la prima che proviene da Salvatore chiede se durante il webinar fosse possibile vedere delle applicazioni 2D di ECRAS e come ad esempio importare le sezioni trasversali da GIS. Allora, scusa, per ECRAS, sì, allora diciamo che parliamo di due cose essenzialmente distinte. Allora, la modellazione bidimensionale, sì, ti posso fare vedere qualche modello che ho fatto io, non ci sono problemi. Naturalmente non abbiamo il tempo per vedere come fare una modellazione bidimensionale. Per quanto riguarda la prima la seconda domanda, sempre relativamente a Salvatore, sul canale YouTube, modellazione idraulica e GIS, c'è proprio un video dove viene spiegato come importare in ECRAS le sezioni da file CSV. Quindi basta andare sul mio canale YouTube, ora magari se riesco lo condivido, e faccio vedere come creare le sezioni. Tenendo presente che se si ha a disposizione un modello digitale del terreno a una buona risoluzione, non lo so, 2-5 metri, può essere fatto tutto direttamente in ECRAS. Questo qua, come ti avevo già anticipato, lo possiamo vedere nella parte conclusiva di questo workshop, lo possiamo vedere insieme tranquillamente. Va bene? Perfetto Antonio, grazie mille, credo che possa essere sicuramente interessante come cosa da vedere, appunto, se poi ci rimane un pochino di tempo. Sì, sì. Vado avanti con una seconda domanda di Paolo, che chiede se il sistema è affidabile anche per bacini molto più piccoli, diciamo inferiore al chilometro quadrato. Sistema nel senso la creazione del bacino idrografico, credo che intendo. Credo di sì, se Paolo vuole intervenire, Paolo Zamparuti, se vuole intervenire anche a voce, sì. Ovviamente. Sì, Paolo, prego. Sì, mi sentite? Sì, Paolo. Perfetto, sentite, pronto? Okay, ciao. Sì. No, la domanda era se l'applicazione di ECRAS ECHMS funziona anche bene per bacini molto piccoli, quindi dove ovviamente il peso dei singoli parametri risulta amplificato perché va a modificare molto, molto diciamo il risultato finale, quindi anche la scala di deflusso. Diciamo che per bacino, scusa che ti interrompo, che dimensioni parliamo? Minore di un metro, chilometro quadrato. Chilometro quadrato. Allora, teniamo presente questo. Quando c'è un bacino così piccolo va sempre un pochino controllato, cioè essendo piccolo apposta, appunto, poi in funzione naturale, allora diciamo che il parametro più importante per un buon bacino idrografico è un dato raster con il quale si possono creare delle dettagliate curve di livello. È chiaro, se tu per creare un bacino di un chilometro quadrato utilizzi un DTM a 40 metri, lì incomincia a essere problematica la definire un buon bacino idrografico, proprio perché tu avrai mediamente un valore di cella, cioè un valore di elevazione per ogni cella che è 40x40 circa, ok? Quindi parti da questo. Quindi va sempre, io almeno lì faccio un pochino un controllo, così possiamo dire, a mano, cioè per un bacino così piccolo magari lo traccio direttamente con le curve di livello, ok? La scala, vabbè, diciamo che una scala di deflusso in un bacino un chilometro quadrato è difficile che ci sia la possibilità, ci sia innanzitutto per avere una scala di deflusso deve avere una strumentazione, quindi un idrometro dove vengono misurati dei livelli, ok? Diciamo che per i bacini più importanti sono presenti queste scale di deflusso. Per quanto riguarda invece i parametri, allora il CHMS dipende dal metodo che applichi. Ad esempio, se applichi il metodo SCS Crab Number, che è quello che è influenzato da quello che sono il tempo di corrivazione e quello che è l'uso del suolo. Naturalmente più preciso è l'uso del suolo,
dal quale, accoppiando questo con la carta della programmabilità, ottieni il card number, più avrai un risultato accurato ed affidabile. Ok, però diciamo che anche a me se lo puoi applicare dai bacini di centinaia di chilometri quadrati fino al bacino di un chilometro quadrato. Questo te lo posso dare per certo. Però devi stare un pochino attento a quello che è il bacino idrografico e a quelli che sono i parametri che poi vai a inserire all'interno, ad esempio, di HMS. Ok? Perfetto, Antonio. Credo grazie. Che... Grazie mille. Grazie a te, Paolo. Ok, vado avanti con un'altra domanda, Antonio. Sì. Alessandro chiede, come è stata creata la mappa delle isoiete? Mappa delle isoiete intendi i poligoni di Thyssen, credo. Alessandro, se vuoi intervenire tu, credo di sì, ma ovviamente se vuole intervenire... Sì. Buon pomeriggio a tutti. Sì. No, intendevo la mappa... quella... Ah, questa qua! Questa qua, dice. Sì, grazie. Allora. La prendo giusto a qualcosa di tutti. Allora. Magari esco dalla presentazione così vediamo o non esce. Vabbè. Torno indietro. Mi si è bloccato. Un attimo. Ops. Ma il bello della diretta, non ti preoccupare. No, vabbè. Ok, ecco, forse ce l'ho fatta. Allora, dicevi questa, credo che tu intenda. Questa qui? Alessandro? Sì, esatto. Allora, questa l'ho fatta con QGIS, ad esempio. Ok? Poi se vuoi la possiamo vederla insieme. Praticamente ho considerato i valori di uno shapefile poligonale, che non erano altre alto che le altezze di pioggia, ok? E da questo si crea tramite il, mi sembra, interpolazione, se non sbaglio, questa mappa, ok? Quindi questo l'ho fatto con QGIS. Si può fare anche con Saga, ma Saga ce n'ha molti, diciamo, in apparecchi come interpolazioni. Questa era quella più semplice. E da questo ho creato le curve di livello che vedi qui in bianco. Quindi l'ho fatto con QGIS. Grazie. Grazie a te. Perfetto, grazie Antonio e grazie anche Alessandro per la domanda. Ce n'è un'ulteriore di Tommaso, anzi sono due a dir la verità. Sì. La prima di Tommaso è, qual è il limite che voi considerate per distinguere un bacino piccolo da uno grande? Cioè per capire le proporzioni del DTM da scegliere? Bella domanda, cioè domanda, è bacino piccolo? Sicuramente un chilometro quadrato è piccolo. Come sicuramente... non lo so, questo qua dell'estero lo so, 100 km quadrati magari può essere medio grande, ok? È chiaro, come dicevo prima, se hai un chilometro quadrato, se è un bacino di circa un chilometro quadrato, ti conviene utilizzare un DTM più piccolo rispetto a questo, okay? Ad esempio qui ho utilizzato, se non sbaglio, il 20 metri, ok? Questo, diciamo, ho risposto parzialmente alla domanda che avevo fatto prima. Diciamo, sicuramente un chilometro quadrato è piccolo, è più un fosso che un bacino, diciamo. Ok, e sempre Tommaso ti pone un'altra domanda. Sì. Nel calibrare i modelli idrologici, cosa consideri come arco temporale? Ecco, qui è un'altra bella domanda e ringrazio per aver fatto questo. Allora, generalmente, anche se io ho avuto dati a disposizione perché l'ho scaricato in tempo reale, di circa un giorno e mezzo, consiglio magari di utilizzare un arco temporale. Ad esempio l'evento avviene, non lo so, il 20 dicembre, ok? Il 20 dicembre, due giorni prima e magari due giorni, un giorno dopo, ok? Proprio perché in questi due giorni prima ci può essere stato un evento anche minore rispetto a quello più importante che può influire su quello che è la portata finale. Sempre tenendo presente che bisogna considerare i dati che si hanno a disposizione, ok?
Quindi diciamo consiglio 2 giorni prima e 1 giorno dopo. Però se si estende un pochino prima un pochino dopo non è una cattiva idea. Va bene, grazie, ciao. Grazie Tommaso. Grazie. Molte grazie. Perfetto, grazie Tommaso per la domanda e vado avanti perché c'è un'altra, Antonio di Gabriella, che chiede che tipo di interpolazioni hai usato in QGIS? Questa? Qua? Non lo so, chiedo a Gabriella. No, la faccio, interpolazione mi sembra che inverse distance weighted, mi sembra che si chiama, IDV, ora non mi viene il termine esatto. Comunque questa qua la faccio vedere un attimino... Comunque sì, Gabriella conferma che è quella lì. Sì. Allora, aspetta, apro qui, scusa. Idrologici, topotone. Sì, credo che era, ci dovrebbe tra gli ultimi. Ecco qua. Interpolazione, sì, eccolo qua. Interpolazione il DB. Ok. Questa okay. Qua. Cioè sono, c'è anche il TIN, però sono tutti, diciamo. Poi in saga magari ne faccio vedere qualcun altro. Com'è. È molto più sono molti più complessi, diciamo. Quella. Credo che per questo tipo di applicazioni possa andare bene. Ok, perfetto, grazie Antonio e grazie anche da parte di Gabriela. Sabrina invece ti chiede come hai ricavato le sezioni del fiume in corrispondenza dei transetti definiti sul fiume? E cosa intende il CUDA per transetti? Può anche, se ha la cosa possiamo... Sì, Sabrina, vuoi intervenire col microfono? Queste? Queste? Sì, è quelle lì. Sì, e allora anche qui c'è un tutorial sul mio canale YouTube, però se abbiamo mezz'ora alla fine lo faccio vedere volentieri. Ok, come fare. Ok, perfetto. Però possiamo dire che ho fatto questo in ECRAS RAS Mapper, non in QGIS. Cioè non in GIS, ok? Ah, e comunque ha preso utilizzando i DTM. I DTM, sì, DTM fornito dal... Sì. Ok, grazie. Grazie a te. Perfetto, invece Rodolfo ti chiede, per il calcolo dei tempi di ritorno, quanto è lunga la serie storica considerata? Non lo so, questa, dice in questa slide qui... Allora, forse questo dal rapporto di evento, qua, credo si riferisca a questo. Qua, non lo so, sinceramente non lo so perché l'ho preso dal rapporto, non lo so. Non l'ho fatta io l'elaborazione, diciamo. L'ho preso. Va bene, grazie lo stesso. No, figurati. Ok, una domanda di Gianmarco invece, quali condizioni al contorno sono state impostate nella simulazione? Credo riferita alla scala di deflusso, credo riferita a questo. Allora, il modello è questo diciamo che ho fatto anche il modello, cioè non l'ho ancora finito, questo è il modello idraulico di tutto il tratto, ok? Io invece per fare la scala di deflusso ho considerato... questo qua. Condizione del contorno, l'albero è in condizione di corrente lenta, quindi diciamo ho inserito la condizione a contorno di monte che era una normal depth relativa alla, cioè posizionata a una distanza tale che non influisca sulla zona dove è stata ricavata la scala di deflusso.
Perdon, intervengo direttamente, nel senso che essendo la stazione di misurazione sull'estrada osso del ponte, sì, come viene considerata, diciamo, nel caso in cui si voglia considerare anche la contrazione, no, l'espansione in quel caso, perché suppongo sia a valle misuratore. Allora, ti ricordate questo, che non, per fortuna non c'è stato deflusso, la corrente idrica non ha impattato con l'intradosso dell'attraversamento, quindi si è mantenuta, dal mio calcolo, circa un metro e mezzo di sotto. Quindi diciamo il ponte influisce soltanto per quel piccolo valore dovuto alle pile, ok? Molto più complicato sarebbe stato nel caso in cui ci sarebbe stato un sormonto piuttosto che un impatto con l'attraversamento, ok? Diciamo che fortunatamente l'alveo qui, come vedi, è abbastanza regolare. Magari lo faccio vedere più tardi, vedi, una forma simil trapezia, ok? Quindi in condizioni di piene rive, ok? Tutta la sezione è occupata, quindi non c'è un importante diciamo effetto di contrazione ed espansione, ok? Quindi non influisce molto. Cosa diversa invece se c'era una zona, come facevi giustamente notare tu, che magari ora faccio faccio una foto, no, poi c'era la penna, no? Deve entrare in presentazione, ok, chiamala, ma comunque la faccio qui, magari dai, faccio vedere qua. Ok, ci fosse stato un effetto di se fosse stata una zona in cui qui, non so, come dicevi giustamente tu, c'era un ostacolo piuttosto che una struttura, diciamo, o il terreno influiva da questo punto di vista, lì sarebbe stato più complicato. Però per rispondere alla tua domanda, magari mi sono divagato un pochino, non c'è un importante effetto di contrazione ed espansione per questo tipo di sezione, ok? Perché sì, è anche vero che se in condizione di, come ti posso dire, di magra, è chiaro che la corrente idrica passa per la parte, diciamo, dell'alveo più incisa, più bassa, anche se non è necessariamente la parte centrale dell'alveo. Però man mano che si aumenta il livello idrico è, come dicevo prima, si occupa quasi tutta la sezione, l'effetto di contrazione ed espansione, perché non sono presenti qui zone di accesso al ponte, ok? Ci sono soltanto le pile e poi la sezione che scende qui in maniera obliqua. Quindi diciamo l'effetto di contrazione ed espansione è molto, diciamo, non influisce particolarmente, ok? Sì, grazie. Grazie a te. Credo che ci sia la domanda di Alessandro, sebbene arrivata dopo, però credo possa agganciarsi a quanto stavi dicendo. Sì. Nel caso di una rottura arginale, invece? Nel caso di una rottura arginale, cosa? Costruire la scala di deflusso? No, confermavo soltanto che fosse un'altra ipotesi per cui il dato di altezza idrica fosse errato in caso di rottura arginale. Sì, è chiaro che in caso di altezza idrica, cioè, non si sarebbe potuto costruire la scala di deflusso, ma lì entriamo nell'ambito di altri discorsi. È chiaro che generalmente la scala di deflusso si costruisce dove c'è, ci sono sicuramente dei livelli idrici misurati, e poi dove ci sono delle condizioni tali da non essere influenzate da quelle che sono le condizioni a contorno esterne, se così possiamo dire. Ok, perfetto. Perfetto, Antonio. Ci sono ancora un paio di domande, se hai voglia. Sì, sì. La prima di Salvatore, che dice, proprio nello specifico per le altezze di pioggia,
non sarebbero utili dei dati già spazializzati, magari dopo un assessment a scala di punto con dati di stazione? Scusa, non ho sentito, non sarebbero utili? Dei dati già spazializzati, magari dopo un assessment a scala di punto... Che cosa intende per assessment? Allora, credo, Salvatore, se puoi vuoi intervenire sì, direttamente sì, tu, velocizziamo la cosa e secondo me ti spieghi sicuramente meglio di come lo potrei fare io. Adesso, non so se Salvatore ha il microfono. Salvatore, vuoi intervenire direttamente? Ha scritto in chat. Sì, ho visto validati con dati di stazione a scala di punti. Sì, mi sentite? Eccoti, sì. Ciao, buongiorno. Sì, allora, sì, allora, dato che i dati spazializzati, i dati di pioggia, vi sono diversi dataset a diverse risoluzioni spaziali, con diversi modelli, qualcosa di osservato, diciamo, nell'ambito dell'infrarosso termico, qualcosa... diciamo, ne so, di rianalisi a diverse risoluzioni, immagino era 5 single level oppure era 5 land, ancora più risoluto e molto più preciso, e quindi invece di operare una spazializzazione attraverso quello che dicevi tu, quindi DDV, in qualche modo di utilizzare già un dato spazializzato, sì, capire quale può andare meglio in virtù, diciamo, sì, di dati di stazione che avrai dei punti pixel di questi dati spazializzati. Ecco, questo mi chiedevo se poteva in qualche modo essere molto più utile ai fini di una calibrazione. Ecco. Sì, allora sicuramente quello che dici può essere sicuramente un'idea. Diciamo che con EKHMS è possibile importare il raster della pioggia spazializzata, okay. In teoria si potrebbe anche utilizzare, però non so che risoluzione hanno questi, diciamo, nuovi satelliti, 4 chilometri. Si chiama Giovanni, se non sbaglio, della NASA. Si chiama Giovanni. Beh, quelli sono già dati più con pixel molto più grandi, ecco. Infatti, bisogna vedere che risoluzione. Sì, arriviamo fino a 4 chilometri. 200 chilometri no, sicuramente no. No, 4 chilometri, faremo di 4 chilometri. No, 4 chilometri per un bacino magari un pochino più grande potrebbe essere, diciamo, utile. Va bene, grazie. Io non avevo, non sono entrato in un dettaglio di questo genere, però può essere sicuramente quello che dici tu una cosa interessante da grazie a te. Perfetto, grazie Salvatore. E Paolo invece ti chiede, funziona ancora la richiesta dati LIDAR di un metro come risoluzione al ministero? Diciamo che a me me l'ha girato un collega che l'aveva recuperato recentemente, quindi non lo so. Su questo magari poi ne abbiamo parlato, mi sembra, col primo webinar, avevo fatto proprio una domanda io. Non so che problemi hanno al ministero. Io ultimamente avevo fatto una richiesta a maggio scorso, quindi se parliamo di maggio, era marzo, quindi era più o meno il periodo di lockdown. Da allora non ho ricevuto più niente, quindi credo che saremo tutti in attesa. Ok, quindi rimaniamo in attesa. Rimaniamo in attesa. Invece Cristiana fa un commento in generale sul workshop e dice se lo stiamo registrando, ovviamente sì, Cristiana, e sarà quindi disponibile poi nelle prossime settimane. Vi suggerisco a tutti coloro che possono essere interessati nel vederlo o nel rivederlo di controllare sempre il sito di questi workshop, webinar, in modo tale da poter trovare le informazioni su dove verranno pubblicati. L'associazione GFOS.it sta mettendo a punto un canale dedicato nei quali poi andrà a riproporvi questi eventi registrati in modo tale da poterveli anche rivedere in un secondo momento, perché magari ci sono delle persone che o non riescono a seguirlo tutto per impegni di lavoro o proprio non riescono a potervi partecipare. Scusa Paolo, forse non so se l'avevi detto prima, però sicuramente le slide saranno disponibili subito dopo.
Sì, design. Perfetto, non l'avevo ancora detto Antonio, grazie, lo ripetiamo a tutti. Ovviamente le slide saranno poi disponibili e messe sul sito dei webinar nell'apposita sezione dedicata appunto a questo webinar. Dove c'è scritto modulo di iscrizione, o sopra o sotto, se non sbaglio, ci sono scritte presentazione, slide di presentazione. Esatto. Poi naturalmente se avete problemi, problemi non so, a scaricare un download, mandate anche... O mettete anche io le pubblicherò, se poi naturalmente il link una volta che sarà pubblicato anche sul mio canale, ad esempio Telegram, su modellazione, diciamo, su Ecrassitale, diciamo, ci saranno anche questo tipo di pubblicità. Perfetto, grazie Antonio per avermelo ricordato e così l'abbiamo comunicato a tutti. C'è ancora una domanda da parte di Alessandro, che chiede se esistono applicazioni GIS, Saga, GRASS o QGIS per la valutazione e screening del rischio idrogeologico da frana, debris flow. Credo che magari su questo mi potete dare supporto voi. Allora, io so che credo che qualcosa ci sia su... Allora, su Saga so che c'è qualcosa su... Aspetta un attimo, vediamo. Aspetta un attimo, io lo apro dal GUI il coso qua. Allora, intanto che tu cerchi, io intervengo per dire ad Alessandro che il 16 di aprile ci sarà un webinar sempre all'interno di questo ciclo tenuto da Marta Castelli, Giulia Torsello e Stefano Campus, che è intitolato Valutazione della pericolosità e rischio per instabilità dei versanti. Ah, perfetto. E diciamo che quello che ci faranno vedere è appunto un qualche cosa che è in parte teorico ma soprattutto applicativo su come affrontare uno studio quantitativo di pericolosità e rischio per instabilità di versanti. Ci presenteranno il plugin di QGIS QProto, che è stato sviluppato sia dal Politecnico di Torino che da Faunalia al fine di ottenere in maniera speditiva l'energia, la suscettibilità e la pericolosità a piccola media scala. Quindi ti suggerisco ovviamente di guardare quello e quindi è una parte che magari può esserti poi utile per rispondere alla domanda che ci hai fatto. Grazie Paolo. Figurati Antonio. Non vedo altre domande in chat. Va bene. Ah, ne è arrivata una al volo, anzi è una considerazione su una domanda che è arrivata prima, la leggo perché così rimane anche poi nella registrazione, da parte di Francesco, che dice: in merito ai dati LIDAR del Ministero, dopo richiesta fatta a maggio e numerose telefonate successive, quindi il numero è quello disponibile sul sito con i metadati, sono riuscito ad ottenere i dati circa a fine settembre con le classiche modalità, ovvero 2 euro di pagamento di diritti e invio shapefile con area di interesse. Da quanto mi spiegavano, hanno problemi con le email. L'indice di inizio anno, perché credo che faccia piacere a molti, diciamo. Ok, quindi diciamo questo per... Ora saranno inondati dei mail per richieste. Questo è un pochino per chiudere appunto il discorso che avevo lasciato anch'io un pochino aperto sul discorso dell'utilizzo di dati del Ministero dell'Ambiente. Non vedo altre domande. C'è una considerazione di Dario che dice: in Toscana sono disponibili i dati LIDAR. Sì. Per esempio anche la regione Sicilia i dati a 2 metri che vanno bene. E anche la regione Sardegna, probabilmente me ne sono dimenticato qualcun altro, per le aree, non tutte, le aree costiere ha il DTM LIDAR a 1 metro. Che è fortunato di poter lavorare in questi, diciamo, ambiti, in queste regioni. Ad esempio io lo studio che ho fatto per il Simeto, io ho utilizzato il DTM a 2 metri, che va benissimo. 2 metri, 1 metro va bene, non c'è grande. Paolo ci dice che in Regione Val d'Aosta 2 metri tutto il territorio o mezzo metro sulle aste principali. Ah, beh, perfetto. Wow, mezzo metro. Okay, quindi grazie anche per questi dettagli che sono ovviamente un modo interessante di scambiarsi informazioni sulle risoluzioni dei dati. Io non lo sapevo. Quindi ottimo. Chiunque ha informazioni... Anche il Trentino credo che abbia
degli ottimi leader, almeno per la parte delle asse principali, dei fiumi principali, Adige piuttosto che Isarco, se non sbaglio, mentre la regione Lombardia forse un pochino più indietro. Cioè il DTM, Marta difatti ci dice che regione Lombardia disponibile DTM 5 metri. 5 metri, esatto. Regione Piemonte 5 metri. 5 metri. Antonio chiede, qualcuno sa qualcosa della Puglia? Gianmarco dice 5x5 in Veneto, quindi 5 metri. Sì, Carmen, sì. Anche in Basilicata, a richiesta gratuitamente, rilasciano il DTM a un metro. Ah, wow. Regione Emilia Romagna 5 metri. Però io questa cosa non so se ne avevo... c'è un problema con la zona del Panaro. Infatti poi magari mi sono sentito perché volevo fare un modello della rottura arginale del Panaro di qualche giorno, però c'è il DTM che non va bene. Anzi, io volevo ricostruirlo, da DTM lo volevo costruire dai piani quotati, ma anche lì non sono riuscito a scaricarlo. Poi magari questa cosa la condividiamo con tutti quanti. Ok, Antonio chiede informazioni a tutti, se si sa qualcosa del DTM per la Campania. La Campania non tutta credo che sia coperta da leader, magari i colleghi mi possono confortare su questo. Credo. Ok, io su questo ovviamente non riesco a esservi utile. Non vedo ulteriori domande. Non mi sembra ci siano altre richieste di chiarimenti o comunque altre curiosità. Va bene. Oh, direi di no. Quindi Antonio, cosa vuoi fare? Facciamo un pochettino di pausa? Almeno 15 minuti di pausa, giusto anche per considerare che abbiamo fatto. E ora possiamo fare, non lo so, ci sarebbero due cose da fare, vedere qualcosa con Saga e vedere qualcosa con Ekras, che è in programma. Io sono disponibile a partire dalla, non so se vogliamo, io volevo fare prima Saga e poi Ekras, infine. Dai, facciamo Saga più Ekras. Okay. Alessandro approva e direi che questo era più o meno l'ordine che ci eravamo dati, Antonio. Sì, ok, perfetto. No, siccome ci sono state due domande Ekras, magari... Ma io direi se abbiamo il tempo per farlo tranquillamente, quindi perfetto. Io direi quindi se sei d'accordo tu e se sono d'accordo i partecipanti, facciamo un pochino di pausa, sì, in modo tale che tu riesca anche a riprendere un po' il fiato perché hai fatto un'ora e mezza bella tirata. Sì, e sì. Quindi direi un quarto d'ora, sei d'accordo? Sì, 4:35, dai. 4:35. Perfetto, quindi riprendiamo 16:35 con prima parte di Saga. E poi la parte con Ekras. Perfetto. Se ci sono delle domande nel frattempo, ovviamente scrivete pure in chat. Ovviamente la riunione in Zoom non viene chiusa, per cui ovviamente potete lasciare il computer acceso e insomma prendervi un caffè. Riprendiamo 16:35. Ok, a dopo, grazie. Ciao. Benissimo, grazie a te, ciao. Grazie a tutti al momento. Ciao, ciao, ciao. Possiamo scusa, Paolo, tu volevi aggiungere tu qualcosa magari relativa a Saga da QGIS o Federico, per me è uguale, se no faccio fare direttamente. No, direi che guarda non ci fai direttamente problemi. Tu per me sì, fai tranquillo tu. Guarda, Carmen in chat scrive, è possibile usare Saga nella sua interfaccia con QGIS oppure è necessario usare Saga nella sua interfaccia proprietaria? Non l'avevo letta questa domanda, giuro. Guarda, giunge giusto appunto, perché così ti dà la possibilità di appunto di spiegare il perché tu farai vedere Saga a sé stante, non la parte inclusa in QGIS, quali sono le differenze. Quindi direi che con questo possiamo iniziare la seconda parte del seminario. Io ritorno a essere muto senza webcam, lascio a te la parola e come avete fatto sino ad ora vi chiederei appunto di segnalare le domande in chat, dopodiché
le facciamo. Ovviamente in questa parte qua, che magari è un pochino più pratica e applicativa, mi permetterei, Antonio, di interromperti, soprattutto per magari per chiedere spiegazione, delucidazione nel caso in cui dovessero sorgere domande specifiche e puntuali. Va bene, grazie. Grazie. Ok, perfetto. Va bene, ok. Allora. faccio una cosa. Allora, giusto per agganciarmi alla domanda di che ha fatto... Ok, allora, tornando al... allora, come diceva giustamente, Saga può essere sotto, è attivato, alcune funzioni di Saga possono essere attivate da sotto il, all'interno del processing di QGIS. Quindi se voi cliccate qui in basso, ci sono molte di quelle funzioni che... Antonio, scusami, ma io non vedo... Ah, no, hai ragione, scusami, perdono. No, no, ok. Perfetto, ora si vede. Mi ho semplicemente dimenticato di condividere lo schermo, niente di... Nessun problema. Allora, molte delle applicazioni di Saga, non naturalmente tutti, sono disponibili sotto il processing di QGIS. Ad esempio, qua molte relative ad esempio terrain analysis sono qui. Credo che queste siano quasi tutti, quasi tutti. Ripeto, è una scelta, diciamo, io non lo utilizzo mai da qui, cioè io faccio sempre, probabilmente perché ormai lo uso da qualche anno, lo faccio direttamente da Saga, direttamente dal programma, quindi, ma nulla vieta che poi possiate sperimentare e usare Saga da qui. Allora, quindi vi faccio vedere un attimino alcune delle cose che vi avevo detto prima. Basta Saga, basta scrivere Saga GIS, così per chi lo volesse scaricare, magari, tanto è molto piccolo come programma, saranno meno di centinaia di mega. Basta scrivere Saga GIS, si accede al tramite questo link. Se volete, magari ve lo inserisco anche. Allora, inserisco anche in chat. Un attimo, chat, dov'è la chat? Ecco qua la chat. Ok, inserite il link. Perfetto. Allora, andate su Downloads. E qui avete Saga 7, perché sono una versione della 7 in poi. Basta cliccare qui. Allora, qui non lo faccio per non farvi perdere inutilmente tempo. Comunque potete scaricare ed eventualmente vedere con me alcune applicazioni. Quindi, come vi dicevo nella presentazione all'inizio, sotto Documentation ci sono alcuni manuali, alcuni soprattutto tutorial e altre presentazioni. Quindi se volete potete andare un pochino a vedere qualche cosa di questo. Allora, io Saga lo avvio direttamente da qua, non ho fatto il collegamento, dal GUI, e vediamo un attimino. Come lavora questo programma. Allora, chiudiamo tutto il resto, le cose inutili, chiudiamo pure QGIS, via. Allora, Saga è organizzato così. Allora, qua ci sono tutti i tool, comandi, che potete estendere fino a dove ci sono queste, diciamo, questo simbolo di rotellino qua, blu e azzurro, e potete aprirli e chiudere un po' come volete. Qua c'è il browser direttamente per, ad esempio, caricare i dati, lo vedremo successivamente.
come fare, qua è la finestra principale di visualizzazione del layer e qua ci sono tutti i comandi tipo di esecuzione, di errore e così via. Ora, la prima cosa che vi volevo dire, se volete trovare un comando specifico, c'è scritto qua find and run tool, ad esempio io qua, qui clicco, metto, non lo so, shapes, per esempio, shapes, basta andare ok, qui, e ci sono tutte le cose che richiamano a shapes, ad esempio points, ok, qua ci sono tutti i comandi che richiamano la voce points. Allora, questi sono, guarda, i comandi. I dati che voi caricate non li vedete qui, ma li vedete sotto data, che al momento naturalmente non c'è niente. Mentre sotto maps visualizzate i layer, i differenti layer. Allora, qua sotto file avete, aprire un progetto di saga, open project, salvare un progetto, salvare, cercare un progetto e così via. E poi qua ci sono altri comandi che, come vi dicevo prima, sono disponibili anche sotto tools. Cioè sotto tools li trovate tutti, però mentre sotto, ad esempio, shapes trovate alcuni comandi, come ad esempio load, mentre sotto geoprocessing, meglio, ce ne sono tanti altri. Ok, la line, shapes, così via. Grid, sono tutti questi, diciamo, a tendina, che così lo possiamo definire, close gap e così via. Simulation, sono, c'è qualcosa anche sull'erosione, sulla geomorfologia, l'idrologia e così via. Io ne conosco, sono talmente tanti che non conosco, non più del terreno, almeno quelli che utilizzo maggiormente, del 30-40% al massimo. Molti non l'ho mai avviati. Tenete presente che Saga GIS, che mi ero dimenticato di portarla, è molto potente anche per quanto riguarda le analisi di remote sensing. Ad esempio qui sotto geoprocessing, dov'è? Immagini, cioè di immagini satellitari. Landsat, fotogrammetria, segmentation e così via. Ora, detto questo, qua vi rimanda all'help. C'è anche un canale wiki, guarda, ok, che è questo, dove ci sono alcune funzioni, la spiegazione di alcune funzioni. Adesso, immaginiamo di voler carichiamo un DTM e vediamo alcune operazioni direttamente in Saga GIS. Allora, avevo scaricato un DTM a 10 metri di risoluzione. Dove era? Qua. Non l'avevo fatto qua. Un attimo, proprio da qua. Non c'è qua, non andrà a finire. Non c'è niente, non l'avevo salvato qua, allora forse. Lo facciamo in diretta, così volevo fare vedere un'altra cosa. Allora, ad esempio, non so molti di voi se lo conoscono, c'è questo sito che ultimamente ha rilasciato i DTM a, è possibile scaricare DTM a 10 metri. Dov'è? No, scusa, DTM 10 metri. Ecco qua, tienitelo. Ok. Ecco. Perfetto. Quindi lo facciamo così, vediamo un attimino. Ed qua c'è tutta l'Italia. Il sistema di riferimento, considerate che è 32.6.3.2. Ad esempio, io vado a scaricare uno qualunque,
tutto questo. Solo un attimino, allora vediamo. I file sono in GeoTIFF. Per fortuna la linea oggi tiene. Vediamo un attimino come fa. Quindi carichiamo un DTM e vediamo alcune operazioni in Saga GIS. Così cominciamo a prendere maggiormente confidenza con questo programma. Così finito. Ok, quindi lo carichiamo in Saga. Si può fare anche drag and drop, o può pure fare grid load. Il dato, eccolo qua. Qui vi ha già detto, per esempio, che se ci sono problemi vi riporta che è fallito. Dice ok, è tutto a posto per l'operazione che state con la quale state operando. Allora, alcune cose, qui avete questo grid che vi dice qua la risoluzione, il numero delle celle in X e Y e le coordinate di due punti, X e Y. Allora, se lo volete visualizzare, basta fare doppio clic qui e ve lo riporta sotto, anche sotto Maps. Vedete che ce l'avete sotto Maps. Ok, se io non lo voglio fare, diciamo, non lo voglio fare apparire sotto Maps, basta che clicco due volte, compare questo asterisco e non si vede. Allora, alcune cose. Questo comando qui, Show Object Property View Window, vi fa vedere alcune proprietà. Quindi, come vi dicevo prima, sotto descrizione vedete alcune informazioni relative a questo raster, che il sistema di riferimento è VGS84 UTM32 Nord, poi le coordinate est e ovest ed est, le coordinate di sud e così via, nord e così via, dimensione di questo raster, numero delle colonne e numero delle celle, il totale quindi sarà la moltiplicazione di queste due, questi due celle nella direzione X e nella direzione Y e così via. Ora, una cosa che Saga fa da tanto tempo è visualizzare, basta che si clicca su Show Cell Values, ricordate sempre che ogni applicazione poi dovete fare Apply, ok, e visualizzare il valore della cella di, in questo caso è un DTM di elevazione. Vedete, se io faccio zoom, eccolo qua, vedete le quote che è relativa a quel raster, a quella cella raster. Ora, prima operazione che si può fare, andiamo a, come si dice in termine GIS, clippare, a tagliare questo raster, e si può fare essenzialmente, vi faccio vedere due modi. Prima creando uno shapefile e utilizzando questo shapefile come poligono di taglio, oppure semplicemente facendo con un'operazione più rapida. Quindi creiamo prima uno shapefile. Creare uno shapefile si fa geoprocessing, shapes, create new shape layer. Noi per fare l'operazione di clip utilizzeremo un poligono, quindi scegliete poligono. Non dovete dare nessun tipo altro di informazione, cioè tipo sistema di riferimento e così via. In automatico riconosce le coordinate e voi andate a successivamente a non riconosce le coordinate, vi ricava le coordinate una volta che andate a tracciare il poligono. Lo chiamiamo shape clip,
Ok, e ve lo ritrovate qua. Naturalmente è vuoto con lo stato attuale ed è un poligono. Ora, una cosa che dovete tenere presente: quando io aggiungo un altro layer, avete due opzioni: o creare una nuova finestra tramite new, ok? Cioè vi chiede, vuoi sovrapporlo a quello di partenza, essenzialmente vi chiede, oppure vi c'è qualche interferenza, pensavo fosse la mia interferenza. Oppure vi creare una nuova finestra, io voglio, dato che voglio tagliare questo raster, lo sovrappongo a quello di partenza, faccio edit, add shape, seleziono qua e faccio un poligono. Ok, doppio clic, tasto destro, ok, e questo è il poligono. Ora che cosa andrò a fare? Andrò a utilizzare questo poligono per tagliare il mio raster. Allora qua tenete presente, c'è il mare, in particolare il mare di Ligure, quindi generalmente questa zona, la zona in cui dovete analizzare, la potete tagliare. Io qua vi faccio vedere un esempio, potete creare un poligono di qualunque forma. Ora per tagliare come faccio? Vado in shapes, grid tools, clip grid with polygon, cioè utilizzo il poligono per tagliare il grid. Scelgo il sistema, che qui dovete stare anche, qui dovete stare un pochino attenti, perché quando avete più grid a selezionare il grid con il quale si sta operando, questa è una cosa che Saga fa dalla sua origine, essenzialmente, almeno quando io conosco Saga, poi le versioni precedenti non lo so. Quale shape ti chiede? Quale shape vuoi utilizzare? Questo qua che ho appena creato. Shape clip. Oh. Ah, devo scegliere anche, scusate, il grid, il nome del grid. Ok. Ok. Ora, vedete che qua ci sono già, vi riporta sottodato un nuovo grid, che è questo qua, perché è quello con la dimensione più piccola, vedete, questo è 1536 y, questo c'è 5010 y. Quindi ora io non voglio sovrapporlo ma a quello di partenza, ma ne voglio creare un altro. Vedete che questo è il grid che avete diciamo clippato, tagliato. Ci sono domande? Sì, Antonio, posso intervenire un attimo? Certo. Vado sempre in ordine, diciamo cronologico, dalla più antica alla più recente. La prima è di Alessandro, che chiede se è possibile effettuare processi batch in Saga. Non processi batch nel senso... dare una sorta di listato, immagino che lui intenda dare una sorta di listato di comandi che vengono poi eseguiti in maniera multipla. Credo di sì, non sono sicuro, credo di sì. Poi magari io non l'ho mai applicato, quindi non te lo posso dare per certo. Ok, poi c'è Giuseppe però, che scusa, però per esempio, la cosa che posso dire è che tutti i comandi recenti li trovo qua sotto geoprocessing, quindi se si vogliono richiamare, si possono richiamare subito. Ok? Lui forse che tendremo una sequenza tipo A, B, C, D, prima si imposta e poi si va a eseguire, credo. Giusto? Credo che si intenda questo. Credo di sì, cioè se tu dovessi fare la stessa operazione su 100 file diversi, se tu crei una sorta di programmino, in automatico poi ti fa tutte queste operazioni in maniera sequenziale. Okay. Tramite, diciamo, come se fosse, esatto, come ha scritto adesso Alessandro, tramite una sorta di linguaggio di programmazione. Ah, ok. Non lo so per certo. Credo di sì, credo, però ti ripeto. Poi magari eventualmente mi informo meglio. Ok. Va bene, grazie. Poi c'è Giuseppe che chiede se esiste in Saga un tool per determinare un bacino idrografico a partire da una determinata sezione di chiusura. C'è, sì,
Sì, si può fare tramite magari un preciso punto del bacino di chiusura. Okay. Okay. Sezione appunto, ma credo che sia la stessa cosa. Ok, poi c'è un commento di Francesco che dice: se non ricordo male, prima di scaricare Saga GIS occorre considerare la versione di Python installata. Non ho mai trovato, ho avuto questi problemi. L'ho sempre installato e avviato senza problemi. Ho avuto qualche problema qualche volta con, magari con QGIS, ma con Saga sinceramente no. Cioè con QGIS, con qualche plugin, attenzione. Però con Saga personalmente no. Non so se Federico ha... Ok, okay. Era solo un commento così. Tommaso invece fa una domanda e ti chiede: con Saga si possono usare anche file tipo GeoJSON? GeoJSON, bella domanda. Non so se nella tua esperienza di utilizzo... No, hai mai io avuto... non l'ho mai utilizzato, no. Ok. Sì, comunque mi sembra di averlo... Allora, basta andare su file, mi sembra che c'è, per esempio, in sotto GDAL grid, c'è la lista di tutti i formati che possono essere utilizzati. Ora... vediamo se la trovo da qua. Ecco qua. Credo che siano tutti. Non credo. Credo. Questi sono gli ITIF, credo. Ah, HDF. Non lo so. Per esempio, anche NetCDF. Così, credo che tutti questi formati possono essere utilizzati. Non lo so, ti ripeto, io non l'ho mai utilizzato. Ok, ok, nessun problema. Poi invece c'è un commento di Andrea che ha postato un link nella chat dove ci sono le istruzioni per lo scripting e quindi per creare questi, diciamo, questi programmini da linea di comando. E poi Gianluca che invece dice che esiste il comando up slope area in modo tale di, insomma, che sta per determinare il bacino. Allora, esempio è sotto idrology, eccolo qua. Quindi up slope area, tu puoi scegliere, qua ci sono alcuni riferimenti se uno vuole andare un pochino approfondire. Il grid system, cioè l'intero, diciamo, dimensione del grid in quale si sta lavorando. Poi il grid si sceglie qua e poi credo che sia questo. Ah, questo non è quello interattivo, si può selezionare un punto dove si può, al quale fare riferimento il bacino di grado. Ok, e poi c'era Giuseppe Davide Giuseppe che chiedeva se aveva avuto un'interruzione nel seguire il tuo webinar, e chiedeva se avevi già illustrato il passaggio di QGIS a Saga come da indicazione dell'ingegnere di Toto Fiandaca. No, io ancora personalmente non... No, quindi non, difatti no. Io gli ho risposto privatamente dicendo che non è stata ancora mostrata. Quindi non mi sembra ci siano altre domande, per cui direi che puoi proseguire, grazie. Perfetto, ok. Quindi, ora, ragioniamo su questo grid che ho tagliato, o magari possiamo, vedete che qua sotto Maps ci sono ora due finestre, che sono quello là iniziale, che è questo, e un'altra finestra. Qua si possono mettere, sono due finestre separate. Quindi questo qua, vedete qua, è questo. Naturalmente le dimensioni, come vedete, sono, cioè le coordinate sono differenti. Allora, questa è la rossa, la sincronizza. Si può anche sincronizzare, diciamo. Allora, va bene, ok, chiudiamo questa e lavoriamo ora. Direttamente su questa qua più piccolina. Allora, l'altra cosa che vi volevo fare vedere è come si taglia un raster velocemente.
senza utilizzare ad esempio uno shape file come ho fatto vedere prima. Allora, grid, clip grid interattivo, vedete che dovete, ora stiamo lavorando su quello là più piccolino, quindi devo selezionare il grid di riferimento. Ora lo stesso nome, come magari faccio vedere come si rinomina, ok, selezionate la freccia, fate uno, ok, e vedete che qua ora vi trovate quello più piccolino ancora. Io ora gli do un nome, apply, e qui la vedo ancora, anche qui vi chiede che è quello più piccolino ancora. Ok, ora su questo qua magari facciamo una cosa, questi qua guardate che non ci lavoreremo più, cioè almeno al momento li eliminiamo, anzi eliminiamo quello di partenza. Ora, altra operazione, come ricavare le curve di livello. Tools, shapes tools, allora, contour lines for grid, allora, clip grid clip, poi va bene, come lasciamo create, gli do un nome come contours. E qua la cosa che dobbiamo scegliere è l'equidistanza, cioè il passo delle curve di livello. Facciamo, non so, 40 metri. Qua vi dice già in automatico che la minima curva di livello sarà 800, la massima 2800 metri. Il livello è meno normale. Ok. Perfetto. Create. Questo qua, intervallo 40 metri. E queste sono le curve di livello. No, diamogli un colore più. Apply. Ok, e poi qua possiamo visualizzare anche quello che è il valore della curva di livello. Z. Z. Apply. Scusa, ho sbagliato. Ok. E qua abbiamo la curva di livello. Queste sono le curve di livello. Poi, una cosa che io ho sempre giudicato fantastica di Saga è la possibilità di estrarre con una semplice operazione in maniera molto veloce i valori di questo raster. I valori di questo raster è in modo da ottenere uno shape file di tipo polygon puntuale, il quale valore riporta il valore di questi, delle elevazioni in questo caso. Come si va a fare questo? Si va in sempre sotto Shapes Grid Tools, Add Grid Values, Values to Points. Allora, create. Grid value to point, non era grid value to point, era grid system, ok, scusate. Allora, grid clip. Ok, allora. E grid value to points, no, altre grid value to point. Allora,
credo che sia vedere che ogni volta che il comando viene eseguito in maniera positiva compare qua un'informazione in basso. Facciamo. Che sono punti tanti, quindi ogni tanto ci mette un pochino a caricarlo. Sempre se non si impalla e si vede tutto. Che si è bloccato, hanno salvato il progetto. Devo, vediamo velocemente alcune cose che abbiamo visto qui. Perché vediamo riesce, no. Lo rifacciamo velocemente. Ops. Credo che l'abbia. Vediamo. Ah, ecco qua. Quindi sono, questi sono tutti i punti che rappresentano, cioè che sono stati ricavati dal grid. Dal grid, ricordate, da 10 metri, come abbiamo visto prima, e ogni punto rappresenta i valori della elevazione. Allora, andiamo a chiudere perché magari ci potrebbe creare qualche problema e così via. Ora, se ci sono domande, non passiamo alla fase successiva. Un collega che sta seguendo diceva che suggeriva forse di lasciarti parlare, lasciare le domande all'ultimo per evitare di perdere il filo della spiegazione. Ok. Vabbè. Io le sto raccogliendo e poi te le magari al termine di questa parte te le facciamo. Ok, grazie. Ok, grazie a te. Allora, ora un'altra, vediamo come creare. Oh, mannaggia, ogni tanto mi va. Questo è il problema del mio computer, non è il problema tanto. Ok, magari facciamo così. Si dovesse chiudere, oppure. Sta ancora arrivando. Ok. Salviamo il progetto così. Allora, la mannaggia. Per salvare il progetto si va a save. Ok. Andiamo qui. Ti chiede quali file, io faccio tutti. Così, non domani, se si dovesse chiudere lo andiamo a richiamare direttamente. Ok. Allora. Ora vediamo sì, come creare ombreggiatura, la pendenza e così.
quello della Gabriella. Perfetto. Ora, anzi, vi faccio vedere prima la visualizzazione 3D, che è molto semplice da fare. Per il momento non modifichiamo niente, selezioniamo soltanto il grid system e l'elevation. La visualizzazione in 3D qua si può abbassare o diminuire la selezione, e qua poi ci sono altre cose per quanto si può fare anche un frame così via, o ruotare in questa direzione, diciamo, o magari se mettono un pulgino a smanettare con un saga, dato un occhiolino anche alla visualizzazione 3D. Allora, adesso vediamo come creare, andiamo maggiormente in dettaglio su quelle che sono le analisi territoriali, quindi andiamo sotto Terrain Analysis. Allora, qui sono vari tool. Con Basic Terrain Analysis vi crea tutti questi qua, anzi vi avvio prima questo e poi magari vi entriamo maggiormente nel dettaglio. Vedete che vi crea anche la rete idrografica, la channel network e i bacini idrografici. Lasciamo tutti gli altri parametri così, ora qua ci mette un pochino a farlo. Che deve creare tutti, vedete qua che la barra sta lavorando, cioè il software sta lavorando. Ok, no, ancora non ho finito. Ok, ora vedete che tool execution, cioè che è stata eseguita il tool. Allora, vediamo, per esempio, channel network, lo sovrapponiamo, questa è la... Naturalmente questa è, diciamo, l'idrografica in prima battuta. Ce ne sono anche altri qua, sotto channels. Questa è la rete idrografica. Potete anche... infittirne, diciamo, gli elementi. Ora l'analisi il shading, questa è l'ombreggiatura separata, diciamo l'ho aperta in un'altra finestra. Se invece la voglio sovrapporre a quella là di partenza, ricordate che devo sempre scegliere la finestra al quale la voglio sovrapporre. Metto la trasparenza il 50%, ecco, vedete come adesso si vede meglio quella che è la morfologia di questo raster. Qua il raster è questo. Qui potete anche modificarne l'aspetto, sempre scegliendo un altro, allora, questo. Vedete, dovete fare sempre apply, e così. La visualizzazione di questo raster. Ok, poi altre cose che vedete qua, ha creato per esempio anche la mappa della pendenza, la lasciamo qui. Questa era in, vediamo in che valori era, credo che sia in, così che sia irradiante, no, non credo che sia irradiante, così, però lo possiamo fare meglio qui, così la controlliamo, la facciamo drop. Se voi non trovate un comando, però basta fare qua drop, ok, e ci sono drop aspect curvature, ok, e qua vi permette di scegliere, ad esempio, forse avere radianti, non lo so, virtuale, ad esempio la pendenza grid, l'aspetto lo lasciamo proprio in grid. Vi crea altri raster che vi mette tutto qui.
quindi value è questa la tendenza, okay. Soltanto che in questo caso è in percentuale, credo. Sì, va bene. Anche qui potete, se voi volete visualizzare un valore specifico di questo raster, basta andare qui, fare show cell values, apply, zoomare nella cosa dove volete, e vi dice il valore della pendenza, naturalmente riferita a quella zona che state osservando. Poi ci sono, non lo so, degli indici topografici specifici, come ad esempio topographic ruggedness index, che rappresenta la media, la media di quota tra la singola cella di un DTM e quelle circostante. Erano sotto qui o morfometria, ecco qua, TRI e TP, TRI ho già fatto, è abbastanza veloce, che è questo. E poi invece il TP, Topographic Position Index, che rappresenta la differenza di quota tra la singola cella del DTM e quelle circostanti. Quindi anche qui TP, Topographic Position Index. Non modifichiamo nessun altro parametro, okay. Quindi se io vado qua per show cell values, il magico show cell values, cioè, qua praticamente mi dice che la differenza di quota tra quella e quella adiacente è di, non so, 5,29 metri piuttosto che meno 0,57 metri e così via. Ah, l'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi, che anche se le mappe non sono, diciamo, come disponibilità in numero, intendo, non sono come quelle di QGIS, se avete, ad esempio partiamo da questa, e avete il dato georeferenziato, basta andare su map, potete aggiungere il reticolo e potete aggiungere anche una base map. Poi qua c'è la trasparenza, 30%, vediamo se la va, che dipende anche dal, ok, vedete che, ecco qua, che era vicino tra la Liguria e il Piemonte, diciamo, con esattezza non so se è Liguria o Piemonte. Niente, allora, come cose, diciamo, su Saga, almeno per quanto riguarda le cose che mi ero prefissato di presentare, le ho fatte. Se ci sono domande, prego. Antonio, sì, ci sono un paio di domande. Vai. Che ti farai adesso perché sono relative a Saga. Sì, sì. La prima, che è di Claudia, che chiede: con Saga è possibile modificare alcune parti del DEM? Ad esempio, modellare alcuni tratti tombati, così via. Con? Modellare dei tratti tombati, delle tombinature. No, si può modificare la quota del DTM, questo si può fare. Perché se no si deve fare poi con ECRAS questa operazione. Ok, mentre sì. Leonardo chiede: con Saga si può ottenere una gerarchizzazione di Horton-Strahler con un DTM 10x10? E se sì, come? Tramite Strahler Order, che è qui. Elevation, grid clip, vediamo un attimo. Eccola qui.
poi naturalmente bisogna entrare. Comunque il comando sta sotto channels, trail order, vediamo un attimino come valori, che cosa mi dice. Allora, dov'è? Naturalmente questo è un raster, poi andrebbe convertito in shapefile, vedete, per esempio questo qua è tutto 2, ok? Qua è 1 e così via. Però questo non è, cioè conviene prima creare il raster della rete idrografica, poi da quello fare l'operazione di constraint order, ok? Ok, perfetto, grazie. Alessandro si agganciava alla domanda precedente, sì. Quella relativa alla tombinatura o modificare alcune parti del DTM, chiedeva come è possibile fare, come è possibile modificare la quota del DTM con Saga. Subito faccio vedere. C'è un comando che si chiama, togliamo questa mappa così. Allora, immaginiamo di, naturalmente io, facciamo così, eliminiamo tutto il resto così faccio vedere questa operazione. Ok, allora, lavoriamo solo con questo, che era quello là piccolino. Per modificare le quote di un DTM basta andare su, grid, change, allora grid tools, change grid values, e ci sono quello che consiglio io è quello là interattiva, dove ti chiede per esempio allora quale grid stai operando, qual è il cioè qual è grid, la dimensione del grid, qual è il grid come identificativo, poi c'è value. Cioè, che cosa voglio fare? Immaginiamo di voler aumentare di 10 metri la quota di una determinata cella. Facciamo di 3 metri. 3, che sono in metri. Method set, cioè ti chiede, vuoi impostare la cella a 3 metri? Vuoi aggiungere o vuoi diminuire quella determinata cella di 3 metri? Ad esempio voglio aggiungere, ok, radius leggermente lascio 0, ok. Vado su una cella, qualsiasi, clicco qui, e vedete come, ok, io sto facendo 3 metri a 3 metri, ok? Vedi come si modifica, ok? Naturalmente posso anche, ricordate sempre di, se volete stoppare il comando dovete, soprattutto quelli interattivi, dovete cliccarci di nuovo sul comando. Io lo faccio vedere in maniera più, non so, metto 300 metri, così si vede, add, più, ok, ora si vede, ok, e posso fare questa operazione, ok. E anche per questo avevo fatto un video sul canale YouTube relativamente all'inserimento di edifici in modello idraulico bidimensionale, partendo da, proprio, si vede proprio partendo da Saga GIS. Quindi se avete poi dopo questa presentazione, se avete qualche dubbio, andate a visualizzare, a vedere come fate sul canale YouTube. Perfetto, Antonio, grazie. Gianmarco, sì. Chiede, posso impostare una mappa delle flow direction con Saga? Sì, c'è il comando flow direction, anche qui. Quindi con frecce di direzione, chiede. Con prese di? No, con frecce di direzione. Allora, con frecce di direzione no, però c'era, anche questo magari avevo fatto sicuramente un video, c'era si potevano visualizzare le frecce, ora non mi ricordo, ma mi... Guarda, permettetemi così, voglio dire, perché non lo trovo qua, lo faccio vedere da qua. Cioè, nel senso, vede il comando qual era.
si chiama allora era proprio il Lisceni, mi sembra che era questo, vediamo, quanto vedo il comando. Scusate la mia brutta voce, i brutti video sono veramente fatti male, anzi se c'è qualcuno che vuole aiutarmi a editare i video, eccoli qua. Allora, praticamente il comando è mi sembra che è gradient, gradient vector for direction and ok. Allora, quindi era shape quindi shape grid tools, shape grid, eccolo qua. Qua ti dice praticamente la direzione. Ora bisognerebbe accoppiarlo un pochino alla flow direction, però per esempio se io faccio questo comando qui, vabbò, lascio gradient dei vettori, lascio tutto così per il mondo, oh, green alert, scusa, dove green alert, ah. Magari a quello si può associare la flow direction, cioè so come si crea, se è possibile creare queste freccette, diciamo, per ora vediamo un attimino quello che esce fuori. Comunque questo comando che ho fatto vedere può sicuramente aiutare. Vediamo che ok, creo un gradiente, vediamo. Ecco qua, lo faccio in un altro colore perché non si vede bene, il rosso. Vedete, qua si vedono le frecce. Qua sono in ogni singola cella, sono migliaia di frecce, però secondo me accoppiando questo comando con la flow direction si riesce a ottenere un buon risultato. Ok, perfetto, grazie Antonio. Poi c'era ancora una domanda di Francesco, alla quale ha risposto già Federico in chat, perché la domanda era che differenze ci sono ad usare Saga nella sua GUI nativa e Saga all'interno invece del processing di QGIS, e Federico ha già messo il link di Totò spiegando che appunto su QGIS non sono riportati tutti gli algoritmi di Saga, anche se è impossibile importarli, quindi sì. Ha già risposto a questa domanda. Non ne vedo altre. Ok. Per cui direi che questa parte qui, diciamo... Però vediamo qualcosa con il class, magari. C'è ancora una domanda di Gianluca, scusami, che è arrivata al volo. Chiede, per la creazione del channel network, c'è un valore di soglia corretto da utilizzare? Questo è sempre stato un mio, come ti posso dire, un mio obiettivo per quando utilizzavo Saga, ma no. Più che altro è... provare a sperimentare e a modificare, diciamo, i vari parametri. No, non c'è, almeno io personalmente non lo conosco. Ok, perfetto, ti ringrazio per la risposta. Grazie. Direi quindi che non ci sono altre domande su questa parte qui. Allora, perfetto. Allora, come avevamo detto, ora vediamo qualcosa con ECRAS che può essere anche interessare come ultima, diciamo, come ultima parte del workshop, come presentazione, diciamo. Poi facciamo le domande finali, se ci sono domande finali. Ok, allora chiudiamo Saga, non ci interessa più per il momento. Ok, ora. Chiudiamo. Allora, ECRAS. Vedete, qua c'è la versione beta, quindi non la vado ad utilizzare perché è ancora un pochino... è proprio una versione beta, quindi può dare origine a errori. Quindi per quello che ci serve possiamo utilizzare tranquillamente la versione 5.07. Ok, come organizzate ECRAS per chi non l'ha mai, diciamo, utilizzato? C'è una versione, finestra principale che è abbastanza semplice. E poi, come vi dicevo, c'è l'applicativo RASMapper. La cosa che per primo bisogna fare è creare un nuovo progetto. Quindi, se ci fosse, facciamo qua. Allora, presentazione.
progetto. Ora, che cosa facciamo? Carichiamo il DTM in RASMapper, che è un applicativo che funziona insieme al CRAS, e poi lo andiamo a vedere come estrarre le sezioni trasversali. Quindi si va questo comando qui, o tramite GStudio RASMapper oppure tramite RASMapper. Allora, qui avete una finestra vuota, qua non vi so, diciamo, a spiegare tutti i comandi che sono abbastanza, come posso dire, molti, quindi per quello che ci interessa seguiamo una successione logica. Allora, il DTM, così, tanto per rimanere nello stesso tema, utilizziamo il DTM che vi ho fatto vedere in precedenza per quanto riguarda l'ESARO. Quindi la prima cosa che ci chiede il programma è di impostare il sistema di riferimento. Quindi si va su Tools, Set Project for Project, e vi chiede di selezionare uno shapefile che contiene l'informazione sul sistema di riferimento. Il DTM è 32633, quindi VGS 8433 Nord. Gli dico ora, allora, alluvione, crotone, okay. Un qualunque shapefile, ad esempio, dopo io. Okay. Vedete come lo vi dice che per questo progetto sta applicando. La cosa che vi interessa di più è più che altro la prima riga. Fate, scegliete qua metri, non piedi, apply. Ok. Ora, secondo passaggio, caricamento del DTM, Tools New Terrain. Tools New Terrain. Metto Crotone, io ho fatto anche un modellino a scala di flusso, lo prendo da qua. Comunque, DTM. Che ricordate di avere lo stesso sistema di riferimento di quello che avete impostato in precedenza. Vedete qua 0,99 metri, quindi un metro. Create. Okay, perfetto. Questo è una porzione del DTM. Vedete come il DTM è uno da leader, è abbastanza definito. Ora qui voi poi ci potete anche caricare un'immagine di sfondo, Map Layer, Tools, Add Web Imagery, Google Satellite, ad esempio Bing, comunque preferite, ok, eccolo qui. Questo è il fiume Esaro, il ponte che vi dicevo prima, il ponte San Francesco, è questo. Vedete, questo è oggetto di lavoro negli ultimi anni, è stato, diciamo, regolarizzata la sponda, credo anche il fondo no, però realizzare la sponda, quindi è una sezione classica trapezia, qua ci potete, qua la trasparenza, qua quando c'è il DTM ce la vedete qui. Allora, come si va a fare? Ora immaginiamo che questo tratto, naturalmente io ve lo faccio vedere con poche sezioni, poi voi potete andare a farlo per tantissime, diciamo, potenzialmente per un numero infinito di sezioni. Se io per esempio voglio fare una sezione relativa a questo DTM, basta che clicco su questa questa misuratura qui, si apre questa squadretta da sinistra verso destra, ad esempio, doppio clic col tasto sinistro del mouse, plot terrain profile, e vedete che qua, vedete come si vedono bene anche gli argini, qua si vedono queste sponde qui e poi tutto l'alveo. Questo lo potete anche copiare, selezionare e copiare in Excel e così via. Quindi ora che cosa andiamo a fare? Con l'ultima versione beta c'è anche la possibilità di modificare le quote più o meno con la stessa procedura fatta in Sai. Allora andiamo a creare una nuova geometria composta da River. Se ci sono domande, ho visto che lampeggiava, possiamo, per non andare magari troppo avanti poi. Allora, ci sono due domande.
Una è abbastanza lunga di Salvatore, sì. Forse sulla quale converrebbe che intervenisse lui a voce. Sì, è abbastanza, è abbastanza dettagliata, per cui chiederei a Salvatore di intervenire. Buonasera. Lui. Ciao. Allora, volevo sapere, una volta ricavata la portata di piena da HKMS, quindi utilizzando la TGEV al primo livello di regionalizzazione, per effettuare una simulazione 2D avendo un DTM a un metro, quali sono i passaggi da effettuare anche in linea di massima? Modellazione bidimensionale? Bidimensionale. Allora, tu una volta che hai calcolato l'idrogramma di piena, naturalmente devi considerare l'idrogramma, non puoi considerare soltanto la portata, perché nel caso in cui devi fare una simulazione in modo permanente, potevi utilizzare, diciamo, tutto il picco, ok? Cioè simulare come questa portata, il picco di questa portata si distribuisce sul tutto l'intero tronco oggetto di studio. Quando invece devi fare una modellazione bidimensionale, devi utilizzare una condizione di moto vario. Okay? Significa che devi andare a prendere come dato di partenza, come dato relativo alla portata di partenza, quello che è l'idrogramma di piena, cioè una cosa di questo genere. Ora io faccio così, lo apro così, da un'altra parte così non chiudo. Quindi, ad esempio, allora, qualche minuto, avevo fatto qua per un attimo, ce l'ho. Faccio vedere, anche se è in fit cambia poco. Allora, io il modello è questo. Questo non è un modello fatto da me, ma è un modello, anche se qua è un modello monodimensionale, però mi sembra che c'è anche il bidimensionale. Allora, innanzitutto devi partire dal DTM. Una volta caricato il DTM, come ti ho fatto vedere in precedenza, devi creare quella che è la 2D flow area, ok? Cioè l'area 2D. Poi, in input, ritornando al concetto della domanda, devi considerare quello che è l'idrogramma di piena. Ad esempio, se io clicco qua su flow aerograph, allora faccio un plot data, eccolo qua, cioè vedi, questo è l'idrogramma, ok? Qua sono in fit in metri cubi, le unità sono in fit per quanto riguarda le distanze, per quanto riguarda le portate sono in cubic feet second, ok? Quindi tieni presente questo, che è un modello in unità, diciamo, prodotto e sviluppato negli Stati Uniti, quindi non utilizzano il metro piuttosto che il metro cubo al secondo. Quindi in input qua, tu devi, dove c'è scritto qua upstream, qua è l'idrogramma, non lo fa qua perché la simulazione è stata avviata, comunque è questo idrogramma qui. Ok. Quindi devo andare a inserire questo idrogramma qui e andare a vedere come si propaga, si propaga questa onda di piena su tutta la tua area oggetto di studio. Quindi, ripeto, i passaggi sono modello in HKMS, ottenimento di quello che è l'onda di piena, e poi dall'onda di piena, realizzazione del modello in HRAS ed infine realizzazione del modello idraulico. Ok? Quindi per l'area inondabile è necessario lanciare il programma prima in moto vario? No, moto vario è la condizione di moto, ok? Però tu che cosa... la finestra di impostazione è questa, Unstead Flow Analysis, quindi quando leggi Unstead Flow Analysis, c'è... parliamo condizioni di moto vario. Ora, se può esserti utile per il moto vario, non so se avevi seguito la presentazione dall'inizio, se non conosci ECRAS, ho da poco pubblicato un testo dove ti spiega proprio passo come passo realizzare modellazioni in moto vario ma non bidimensionale, ok? Però ti spiega tutti quelli che sono questi parametri, il time step, il passo dell'idrogramma di piena e così via. Capito? Va bene, grazie. Grazie a te.
Poi c'è ancora, Antonio, una domanda di Giovanni, alla quale se vuoi posso rispondere io, perché Giovanni chiede, ci sono accorgimenti particolari che si consiglia per la produzione di DTM ricavata da fotogrammetria da drone? Allora, su questo io mi permetto di dire due parole brevissime, perché la fotogrammetria da drone sta prendendo sempre più piede. I suggerimenti, gli accorgimenti che mi consiglierei di dare è quello intanto di calibrare le ottiche delle camere che state utilizzando al fine di rimuovere le distorsioni sia radiali che tangenziali e considerarle in maniera appropriata nei software fotogrammetrici per la creazione di modelli digitali del terreno e ortofoto. Altra cosa, utilizzare dei ground control point, quindi dei punti noti a terra, o come punti per la georeferenziazione del modello o come punti di controllo per far sì di avere una sorta di check su quanto effettivamente utilizzato ottenuto. Pardon. Questo perché creando modelli digitali del terreno ovviamente si passa da un qualche cosa che è di per sé puntuale a un qualche cosa che viene poi interpolato. Quindi un check a valle del processo fotogrammetrico va sempre fatto. Poi ci sono sempre i due approcci, o fotogrammetria diretta, ovvero georeferenziazione dei centri di presa delle camere, oppure utilizzo di ground control point. Sono due approcci diversi, in funzione anche delle aree che si vanno ad investigare, per cui, insomma, dipende molto da cosa, dalla scelta che si fa. Di sicuro, mi permetto di consigliarvi l'utilizzo di punti di controllo per verificare il modello finale, e rimozione delle distorsioni dal punto di vista delle camere. Questo, e ovviamente anche prestare molta attenzione ai sistemi di riferimento. Ma di questa parte qua inizio già a fare un piccolo spot, ci sarà un webinar apposta settimana prossima. Non so se Antonio vuoi aggiungere qualcosa o Federico. No, io droni non ci capisco. No, nel senso, so come funziona la tecnica, però non entro in merito. Attenderò il tuo webinar la prossima settimana. Va bene, grazie. Non mi sembra ci siano altre domande, non mi sembra di essermene perse. Federico ha risposto a una domanda di Rosario. Sì. E quindi direi che al momento non ci sono altre domande. Ok, allora, facciamo vedere l'ultima parte, diciamo, di come creare la geometria. Allora, quindi riepiloghiamo un attimino. Impostazione del nuovo progetto in classe, creazione e impostazione del sistema di riferimento, importazione del DTM, e adesso passiamo all'ultima fase, che è la creazione della geometria. Allora, innanzitutto seleziono Geometries, tasto destro, Add New Geometries, chiamiamo sezione 1D. Ok, ora, quali sono gli elementi di base di una geometria? L'asse del corso d'acqua, le banks, cioè la posizione del limite di Golene, i flow path, cioè il percorso i limiti del corso d'acqua, i limiti del percorso del corso d'acqua, scusate, ed infine le sezioni trasversali. Quindi, primo passo, reverse, tasto destro, entro in modalità di editazione. Cosa importante, dovete procedere sempre da monte verso, o almeno io procedo da monte verso valle, quindi considerate che monte è nella parte bassa dello schermo. Faccio una doppio clic e gli do un nome, ok. Conclusione del tracciamento. Poi naturalmente potete spostarlo. Per spostarlo dovete selezionare Edit Feature e spostarlo così. Ok. Poi, secondo passo, le posizioni limiti dei limiti delle banks, quindi dei limiti di Golene. Tenete presente che tutto quello che può essere fatto non è definitivo, ma può essere modificato successivamente. Allora, banks, selezionate Add New Feature e posizionate i banks.
Io ve lo faccio vedere qua rapidamente, poi magari li andiamo a spostare in un'altra finestra. Questo è soltanto un tracciamento, se così possiamo dire, iniziale. Ok, back di sinistra e back di destra. Ricordate sempre, sinistra idraulica è quella, diciamo, spalle a monte e, diciamo, visione, vista verso, verso la foce. Ok? Quindi la sinistra idraulica in questo caso è questa qui. Se avevate il DTM al contrario, cioè era da nord verso sud, era naturalmente la sinistra idraulica, era rovesciata di 180 gradi. Allora, flow path. Allora, qui sicuramente fate prima, vi consiglio di fare prima quello di sinistra e poi quello di destra. Finito. E infine abbiamo cross section. Qui è importante che devono essere fatte da sinistra idraulica verso destra idraulica. Quindi vedete che, ricordate sempre che il layer con il quale state operando è quello selezionato in magenta, cross section, e facciamo alcune sezioni. Ora io qua ne faccio naturalmente, potete fare quanto volete. Ok. Tasto destro per concludere l'editazione, fate qui, stop editing, vi chiede, vuoi salvare quello che hai appena fatto, in sintesi? Sì. Ok. Ora, questo è il Rasmapper. Se io vado qua, che nel Geometric Data Editor, qua ancora non vedete niente, fate File, Open, Sezioni, e voilà. Qua ci avete le sezioni. Ma se io clicco su una sezione qualsiasi, vedete come c'è la sezione. Quindi senza passare da GIS, da shapefile, file CSV e così via, se voi avete un DTM, potete fare direttamente tutto in Rasmapper. Quindi di conseguenza in ECRAS. Ok? Quindi ricordate i concetti che deve essere per le sezioni sinistra idraulica. Vedete che qua c'è la freccetta. In automatico voi il tema potete anche a un certo punto toglierlo. E qua ci avete il profilo. Di quello. Ogni punto che avete qua, nero, rappresenta una sezione. Qua le sezioni potete anche poi eventualmente modificare se volete. Qua, stirare. Modificare, eliminare punti e così via. Ma ci sono domande? Se no, diciamo quello che avevo mi ero prefissato di fare per me va bene, diciamo, queste erano le cose che volevo fare. Ci sono domande? Dimmi tu, Paolo. Allora, Antonio, c'è una domanda di Gabriela che chiede se si possono importare gli shape da QGIS. Sì, gli shape, qualunque shape o shape delle sezioni, anche se le sezioni non hanno informazione o che la quota, a meno che non sia uno shape 3D, diciamo, cioè soltanto la traccia delle sezioni. Credo di sì. Non lo so se vuole intervenire, se ha l'audio. Buonasera, gli shape per i fiumi. Ma che informazione contiene questo shape? Ad esempio l'asse del corso d'acqua? Tutte quelle informazioni che lei ha disegnato adesso. La linea, in pianta sì. La linea centrale del fiume? Sì, si fa così, tools, add map layers, ad esempio io ne attivo, non lo so, qualcuno, naturalmente deve avere lo stesso sistema di riferimento, Sì. Perché se no lo riposiziono da un'altra parte. Ora io qua non c'avevo l'asse del corso d'acqua, però per esempio posso il data che c'è, l'asse principale che è relativa a tutto il corso d'acqua, quindi eccola qua, vedi questa nera, eccola qua,
Sì, grazie mille. Si chiama asta principale, quindi ripeto, tools add map layers. Ora se io ci metto immagine satellitare, eccolo qua, perfetto, siamo caduti proprio in piedi. Ok, questa linea la, normalmente può essere spostata, voglio dire, quindi dal punto di vista, diciamo, l'importante dal punto di vista planimerico può importare tutto quello che può, anche immagini, anche poligoni e così via, tutto si può, l'importante è che abbiano lo stesso sistema di riferimento. Sì, grazie mille. Prego. C'è ancora una domanda di Paolo che mi dice che sì, mi sono perso il passaggio dal RASMapper a modello ECRAS, se è possibile rivederlo. Sì, allora qua siamo in RASMapper, ok, ora posso anche chiuderlo in RASMapper, vado questa finestra qui, nella finestra principale di ECRAS, Edit Geometric Data, qua l'avevo già importata, File, Open Geometry Data, naturalmente posso avere più di una geometria creata in RASMapper, seleziono il geometric file, o la geometria qui, che è quella che ho creato in RASMapper naturalmente. Ok, c'è una domanda, intanto ti ringrazio Paolo. C'è una domanda di Alessandro che chiede, nel caso di una confluenza fluviale, come nella mappa, come posso unire i due river reach? Allora, ora io qua non c'ho il DTM, però lo faccio vedere lo stesso. Allora, questo... connessione internet non è fatto. Mi senti Paolo? Mi sentite? Sì, sì, io continuo a sentirti. Sì, sì, bene. Ah, perché mi era comparso un messaggio la connessione internet. Allora, facciamo così, estendiamo, allora, immagino questa confluenza qua, ok? Questo è il Papaniciaro. Allora, estendo in maniera molto spartana. Allora, lo estendo là sotto così lo faccio, ok. Dimenticare tutto quello che ho fatto a monte. Allora, ops. Ok, eliminiamo pure per queste immagini che mi confonde. Ok, allora immaginiamo che il primo river era questo, ok? Allora, come si fa? Si crea un altro river, semplicemente. River. Arrivo fino al punto di qua e lui mi chiede, ma no, me lo chiede qua, ok. Ora vedi che mi più o meno sono l'iniziale corso d'acqua, mi dice, ma ho visto che tu praticamente, io lo dico in maniera come se ragiono in computerese, ho visto che tu hai fatto, sei spostato sul punto del corso d'acqua iniziale, vuoi scrittarlo? Sì, gli devi dare un nome a questo corso d'acqua, perché quello iniziale è spezzato in due, esero lower, un nome, cioè la giunzione, ok, ed è fatto. E quindi ora hai 1, 2 e 3 corsi d'acqua. Tre reach. Ok? Ok, perfetto. Salvi. Scusa Paolo, un attimo. Eccolo qua, te lo ritrovo qua. Prego Paolo, vai. No, scusami, è una domanda che magari si aggancia anche a quello che ci stavi facendo vedere. E Gianmarco invece chiede, in ECRAS è possibile fare modellazioni 3D?
No, modellazioni 3D allo stato attuale no, visualizzazione 3D sì, ma modellazioni 3D tipo, facciamo un esempio, OpenFOAM o Flow 3D no, al momento no. Ok, grazie. Invece Martina chiede, per la modellazione 2D, successivamente è necessario disegnare le 2D Flow Areas? Sì, sì, le 2D Flow Areas tramite questo comando qua, sempre da Rasmapper, tramite il comando 2D Flow Areas. Sì. Sempre, ad esempio, dov'è? Tutti Flores, non salviamo, qua lo posso fare direttamente anche ma qua allora. Il comando 2D Flores si fa un poligono, ad esempio. Si chiude, 2D area, ed ecco 2D area, gli devo dare la dimensione del grid, non lo so, 5 metri, 5, 5, generate, ok, e qua c'è il grid, e questa è la 2D flare. Pronto? Paolo, mi senti? Eccoti, sì, avevo avuto di nuovo un attimo di problemi di connessione, pardon. Ok, grazie Antonio. C'è ancora una domanda di Tai, il quale si scusa perché ha problemi con il microfono e non riesce a intervenire a voce, ma chiede, si può automatizzare l'inserimento delle section markers, ad esempio un marker per ogni 30 metri, come si fa ad esempio per le curve di livello? Dici, credo che si debba fare prima in magari poi importarlo in ECRAS come shape file. Ho capito che vuole dire, tipo tu vuoi fare delle sezioni a distanza costante con, direttamente in QGIS con i vari tool che sono disponibili e poi eventualmente tracciare le sezioni dove c'è quel punto che tu hai segnato come marker. Sì, esattamente. Dice, esatto, ad una distanza costante. Sì. No, in QGIS ed in ECRAS al momento non si può fare. Ok, grazie. Giovanni invece chiede, le curve sono esportabili in CAD? Quali curve? Curve di livello? Giovanni vuoi intervenire? Ma da ECRAS dici? Chiediamo a Giovanni se vuole intervenire col microfono. Dici naturalmente Giovanni. Senti? Benissimo, sì. Sì, prego. Oh, sì, 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 le sezioni, diciamo, se le sezioni sono esportabili in CAD, tipo un semplice AutoCAD, quindi DVG o... Li puoi esportare sicuramente in shapefile tramite export layer e in KML. Ma tu dicevi in DXF, ad esempio? Esattamente, esattamente. Sì, no, sì, no, diciamo no, due formati. Molte volte capita che crei lo shapefile, poi eventualmente ti puoi esportare anche da... Perfetto. Tenendo presente che io non lo conosco bene, attenzione, però se non ero, se lavori con Civil 3D puoi lavorare con Shapefile e così via. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a te. Poi c'è ancora una curiosità di Salvatore che chiede, per individuare le aree inondabili in ECRAS 2D, esistono già dei tutorial? Tutorial, sì, c'è qualcosa sul mio canale, però essenzialmente è quello che ti esce dalla simulazione idraulica. Cioè va fatta prima la simulazione.
informazione, tu puoi eventualmente creare lo shape file, lo faccio vedere qui, lo faccio, eccolo, l'esempio di prima, qua praticamente puoi Bedevil, allora sperando che ci sia fatta una simulazione, se no diventa un pochino un problema, aspetta, perché una simulazione idraulica bidimensionale impiega parecchio tempo. Allora vediamo se è stata fatta. Allora, in ogni caso era la procedura, anche se la simulazione non è stata avviata, posso creare ad esempio per questa geometria, vado add new result map layer. Ah, a proposito, c'è un per questo c'è un video sul mio canale, canale YouTube, cioè come creare un poligono. Perdonami, mi faccio sempre pubblicità, però molte cose, molto, capisco che molti non erano a conoscenza della cosa. Se, magari se vuole posso come creare, eccolo qua, perfetto. Come creare, mi permetto di metterlo in chat, così se volete lo faccio vedere a tutti, non ci sono problemi, però devo fare prima la verifica idraulica, che impiego un po' perché tutte le cose avevo fatto un backup da poco, quindi non ce l'ho nell'hard disk. Comunque su questo video che vi metto in chat qui, perfetto, sì, è possibile vedere, è visibile a tutti come creare un poligono di inondazione in ECRAS. Cioè che cosa crea? Crea un poligono ottenuto dalla modellazione idraulica, e infine si può esportare ad esempio in KML un shape file da poter poi lavorare in un programma esterno. Ok, perfetto, grazie. C'è ancora una domanda di Giulio che chiede: nella modellazione 2D, come condizione al contorno di valle, è possibile inserire un livello dell'acqua variabile? Esempio, sì, il livello del mare. Questo comando qui, assolutissimamente sì. Naturalmente, se ragioniamo in termini di modellazione di motovar, questo comando qui, che è stage hydrograph, che è qua. Mentre in modo permanente le condizioni al contorno sono molto minori, che sono queste. Cioè, no water surface, critical depth, normal depth, leading curve, e basta, sono 4. Mentre qui sono 11. Ok, perfetto. No, stanno arrivando i ringraziamenti per le esaurienti spiegazioni. Ah, grazie. Non vedo altre domande o richieste di curiosità al momento. Mi fa piacere che siamo riusciti, c'è stato il tempo per, diciamo, per poter rispondere a tutti gli argomenti che sono stati di interesse per questo workshop. Sì, e poi sei stato gentilissimo perché appunto hai risposto in maniera dettagliata e puntuale. Esauriente. Sicuramente esauriente, sicuramente. Va bene. C'è una domanda di Antonio, che intanto ti ringrazia per la presentazione, che è stata molto interessante. Questa mi unisco ovviamente anch'io e credo tutti coloro i quali hanno seguito, perché è stato veramente, veramente esauriente e chiara anche per una persona che non è addetta ai lavori come me, quindi io non faccio queste cose, per cui l'ho seguita oltre che con attenzione ed interesse, ho anche imparato sicuramente molte cose. Antonio mi chiedeva sì. Gli attestati dei corsi seguiti, ovviamente chi ha piacere di avere l'attestato scriva sempre, risponda alla mail con la quale ha ottenuto il link per il webinar di oggi, e la segreteria dell'associazione GEAM farà avere gli attestati, ok? Quindi nel momento in cui qualcuno lo richiede, noi ovviamente glielo facciamo avere. Va bene. Grazie Paolo. C'è ancora... Scusa,
l'ultima cosa, per rimanere in maniera che molti, chi, molti di voi, molti di chi ha partecipato a questo workshop, cioè per questo webinar, vi ricordo di poter iscrivervi di tutti i video che pubblico sul canale Modellazione Idraulica GIS, li pubblico, li posto sicuramente sul canale Telegram, che, per chi ha un account Telegram Modellazione Idraulica GIS, mentre li pubblico anche su Ecrassi Italia, però l'algoritmo di Facebook non vi fa che pubblico. Okay. Quindi se volete vedere tutti i video, avete un account Telegram, e tutti i video che abbiamo, tutorial, ci sono anche report e così via, iscrivervi al, diciamo, al canale YouTube, in particolare al canale Telegram. Mentre per tutte le attività, le altre attività che ho in programma nei prossimi mesi, per ricevere la notizia si può scrivere tranquillamente alla newsletter. Ok, quindi per quanto riguarda l'ecco che porta avanti, per quanto concerne la modellazione idraulica. Ok, perfetto. Antonio, sei ancora voglia? Ci sono un paio di domande che nel frattempo sono giunte. Domande finali, sì. Sì, perché ti vogliamo proprio spremere, insomma, approfittare delle tue competenze, della tua, sì, gentilezza. Okay. Gianluca chiede: c'è la possibilità di tracciare profili di moto permanente per tratti di galleria avente una sezione chiusa non per forza circolare? Profili di moto permanente avente una sezione chiusa, tratti di galleria quanto? Quanto lunghi? Ma anche di più tratti, magari, scusa, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Tratti di galleria anche aventi una lunghezza di 100-200 metri, non per forza usando il culvert, perché ho visto che non era molto... Naturalmente devi prima tracciare le sezioni trasversali. Sì. E poi fare, inserire ad esempio il culvert. E sono tratti tombati. Ah, ok, grazie. Okay. E poi l'ho visualizzato in automatico una volta che effettui la simulazione. E quindi questo è possibile anche per un cambio di pendenza e tutto quanto. Cioè... Sì, esatto. Ok, grazie. Grazie a te. Perfetto. Poi c'è una domanda di Salvatore che intanto ti ringrazia per l'incontro. Grazie. E per le spiegazioni. Grazie. Ti chiede: si può eseguire un'analisi in moto permanente con aree 2D? No. Moto, cioè, verifiche con aree 2D deve essere per forza in moto vario, condizioni in moto vario. Ok, perfetto. Poi ci sono una serie di complimenti delle persone che hanno seguito il corso, ovviamente davvero. Grazie. Non sappiamo, insomma, come ringraziarti davvero per la disponibilità. C'è una domanda di Matteo che dice: è possibile scaricare il video del corso perché mi sono perso la prima parte? Per chi si fosse perso una parte o una porzione del corso, questo webinar, come tutti gli altri, verranno poi messi a disposizione sul canale dell'associazione gfos.it, che stiamo insomma, organizzando. Tutti gli aggiornamenti in merito ai video e alle novità li trovate sul sito dell'associazione. Quindi quello che vi suggerisco e che vi invito a fare è di controllare costantemente il sito, perché trovate gli aggiornamenti. E ovviamente se avete la possibilità, supportateci facendoci pubblicità, perché appunto Antonio ha dedicato il suo tempo e le sue competenze ovviamente a titolo gratuito. Quello che l'associazione GFOS e GEAM riescono ad ottenere tramite i vostri donazioni o iscrizioni sono poi reinvestiti nello sviluppo del software free ed open source, prettamente geografico. Quindi ci fa, insomma, questi webinar esistono perché c'è la possibilità di, insomma,
di avere poi delle donazioni o dei supporti. Quello che vi chiediamo ovviamente, se potete, anche di iscrivervi alle associazioni, perché tutto fa, e ripeto, è tutto sempre a scopo di reinvestimento. In merito ai crediti formativi, tanto saluto Giuliano che ci chiede in merito ai crediti formativi professionali, vi ricordo che sul sito dell'associazione, tanto riaccendo la webcam sperando di non avere poi problemi di stabilità di connessione. Vuoi che interrompo la condivisione? No, così fai vedere qualcosa tu, Paolo? No, ma io se ci sono altre domande posso finire, cioè non ci sono problemi. Se tu vuoi far vedere per tuo problemi, come preferisci. No, va benissimo così, stavo appunto tanto... Diciamo che questa immagine qua racchiude un po' poi tutto quello che ci hai fatto vedere dall'inizio fino alla fine dell'elaborazione dei dati, quindi mi sembra anche un ottimo modo per chiudere poi il webinar con questa immagine. In merito ai crediti formativi professionali, vedrete sul sito dei corsi di questa serie, questo ciclo di webinar, che alcuni webinar hanno l'accreditamento dei crediti formativi professionali, perché GEAM è provider nazionale dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ordine dei Geologi. Ovviamente per il riconoscimento dei crediti formativi professionali è previsto una quota di iscrizione. Si sta lavorando, diciamo, in via di perfezionamento l'accordo con l'Ordine degli Architetti per il riconoscimento dei crediti anche per loro. Con altri ordini ci sono state delle interazioni, ma non si è ancora giunti ad una sufficiente convergenza in termini di requisiti per poter erogare i crediti formativi professionali. Ovviamente, per chi non richiede il riconoscimento dei crediti, i corsi continuano a essere ovviamente gratuiti, proprio nell'ottica dell'associazione. E quello che appunto vi chiediamo è di farci pubblicità, di partecipare, e soprattutto vi chiederemmo di segnalarci, diciamo di darci una valutazione, ripeto, non tanto al relatore, sul quale non abbiamo certamente dubbi, ma al link che adesso vi riporto in chat, trovate anche un modulo di valutazione per poterci permettere di migliorare sempre nell'erogazione, diciamo, di questi webinar. Ovviamente chi ha richiesto i crediti formativi pagato questa quota, diciamo, di iscrizione che serve per poter avere il riconoscimento, ovviamente i crediti vengono riconosciuti, e quindi, essendo GEAM provider nazionale, in quasi automatico appunto si sottomette la richiesta, e quindi non ci sono problemi. Controllate sempre, ovviamente siamo sempre a disposizione per domande o se ci dovessero sorgere dei problemi, ovviamente contattateci, ci mettiamo non solo il tempo ma anche la faccia, ovviamente, in tutte queste attività. Perfetto. E vi ricordo... Iscrivetevi al webinar della prossima settimana che sarà molto interessante. Tra l'altro, due relatori saranno Federico, Paolo e poi Stefano Campus, che non so se lui in mezzo a noi. Sì, settimana prossima ci sarà il prossimo webinar. Molto interessante. Relativo all'utilizzo di sistemi di riferimento, insomma, come muoversi, cosa fare, ma soprattutto cosa non fare. E cercheremo di dare una breve introduzione, chiamiamola un po' più teorica, ma soprattutto poi un taglio pratico per cercare di affrontare tutti i problemi che si hanno quando si utilizzano sistemi di riferimento nell'analisi o nel processamento di dati geografici. Vi chiediamo ovviamente di iscrivervi, per chi è interessato di iscriversi, e non ci sono problemi anche iscriversi ai webinar dei prossimi mesi, per cui chi è potenzialmente interessato lo faccia già sin d'ora. Il webinar di settimana prossima è nuovamente soggetto all'erogazione dei crediti formativi professionali, per cui chi volesse usufruire di questa opportunità, ovviamente compili il modulo. Vi ricordiamo sempre di compilare la richiesta
partecipazione al modulo di iscrizione per i webinar e niente, selezionando il fatto di poter usufruire dei crediti tramite appunto questo pagamento, un corrispettivo economico. Direi che non ci sono altre cose. E no, non è possibile scaricare il video allo stato attuale, ripeto che verrà messo in maniera, diciamo, a breve, nelle prossime settimane, sui canali dell'associazione. Per qualunque cosa seguite sempre il sito di questi webinar, perché trovate ovviamente tutte le informazioni, le news. Vedete che ad esempio all'inizio il webinar di oggi di Antonio non era stato preventivato, ma ovviamente potrebbero esserci ulteriori webinar che vengono, diciamo, forniti e fatti anche a seguito della disponibilità e della volontà dei relatori, per cui chiunque fosse potenzialmente interessato ci contatti senza problemi. E anzi, ne approfitto nuovamente per ringraziare Antonio, che insomma ci ha veramente regalato e dedicato un pomeriggio di grande, grande professionalità. Quindi grazie davvero. Grazie Paolo. Se non ci sono altre cose, io direi che possiamo chiudere. E ringrazio ovviamente Federico, che come sempre è regista più che ottimo, perché tramite l'Università di Padova e il Master di G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto ci ha permesso l'utilizzo della piattaforma Zoom. Ringrazio anche il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino per il supporto scientifico e organizzativo di questo ciclo di seminari o di webinar, che dir si voglia. E niente, buona serata a tutti e alla prossima. Ovviamente seguiteci sempre e se potete contribuite. Ok? Grazie di tutto. Ciao Paolo.